Benvenuti a tutti, buonasera, benvenuti a questo canale YouTube Riassunti di Storia. Questa sera parleremo, cercheremo di toccare, ovviamente in estrema sintesi, ma andando in profondità sull'evoluzione della cavalleria nel mondo antico, cercando un po' di andare oltre al mito comune, vedere come quest'arma, bene, come si evolve, come arriva nel Medioevo, ma già a livello del Medioevo era già ben che avanzata. In questo lungo viaggio, questa lunga cavalcata, se preferite, per rimanere in tema, ci sarà con me il nostro Magister Equitum Mattia di Tribunus. Prego. Ciao a tutti, buonasera. Se vuoi presentarti, se vuoi dire quello che fai, le tue 1.000 pagine, 1.000 lavori. Troppi. Allora, ciao, buonasera a tutti. Io sono Mattia Caprioli di Tribunus, che è prima di tutto un sito, tribunus.it, di divulgazione di storia romana, intesa come romana e cosiddetta bizantina. Ci potete trovare anche sui social di Facebook e di Instagram. Abbiamo aperto da poco un canale YouTube che per ora ha pochi video, ma che speriamo di poter ampliare al più presto. E ringrazio molto Gianluca per l'invito e insomma, speriamo che sia una bella chiacchiera interessante per tutti questa sera. Noi faremo il possibile, comunque pochi video, ma di sostanza, soprattutto riguardo al tardo antico, cose che difficilmente si sanno, difficile leggere, ma che sono quelle chicche che, come dire, che piacciono e che fanno storia. Grazie. Allora, inizierei di iniziare. Salutiamo un attimo Lorenzo e Calimur, giusto prima così di iniziare. Grazie di essere Ciao. qui. Ciao anche Deidara, salutiamo tutti, ora possiamo iniziare con queste super slide. Allora, direi innanzitutto di affrontare, sarà una live che vuole andare oltre un po' i luoghi comuni. Primo tra tutti, qua mi sono un attimo aperto a questo argomento e se vogliamo le dimensioni del cavallo, cioè purtroppo siamo tutti quanti vittima di film come Il Gladiatore, dove si vedono questi cavalli contemporanei di 2 metri. Si vedono anche le staffe, ma questo ne parleremo più tardi, ma questo è un altro discorso. Però la cosa più interessante è che le dimensioni del cavallo erano, poi Mattia ce lo potrà dire meglio, erano meglio di 1,30 m, 1,40 m al Garrese, cioè Garrese vuol dire, come vedete dalla figura, l'altezza fino alla spalla. Quindi bene o male l'altezza di un bambino. Quindi adesso che vi immaginate Cesare che entra nelle gallie, immaginatelo sopra un pony. È un qualcosa di estremamente forte, ma neanche per così tanto. Se pensate, siamo nel Medioevo, gli eserciti di Gengis Khan erano guidati e usavano pony, ed erano anche molto efficaci e molto resistenti. Quindi, per carità, può un po' far ridere a livello così visivo questi cavalli bassi, però erano estremamente efficaci. Quando noi adesso per tutta questa live tratteremo il discorso di cavalleria, quindi teniamo sempre bene in mente che parliamo di animali che appunto viaggiavano da 1,30 e 1,40. Poi in seguito adesso parleremo di altri due miti che li abbiamo un po' evocati, e sono il mito della staffa e della sella. Ho voluto prendere un po' questa immagine così, simbolo ovviamente di Marco Aurelio equestra, e si vede benissimo dall'immagine, cioè nella staffa la sella qui è un semplice tappeto che si metteva. Poi vedremo anche nel corso degli sviluppi le varie tipi di selle, possiamo accennare. So se Mattia vuoi dirci qualcosa di questi argomenti, miti comuni. Allora, sì, vabbè, intanto è chiaro che per una questione cinematografica si tende comunque a scegliere cavalli di un certo, non volevo dire di un certo peso perché suona come un brutto gioco di parole, però insomma di una certa stazza, anche perché a livello scenico fanno sicuramente hanno un altro impatto, insomma. Tra i film che possiamo ricordare, magari almeno uno di quelli un pelino più accurati, c'è Alexander, per esempio, in cui Bucefalo credo che se non è un frisone è un cavallo che ci assomiglia molto, in questo caso si parla di un cavallo piuttosto grande, infatti. Ora, è chiaro che magari la media è quella che dicevi tu, per questo
quella qui di 1,40 m al garrese, cioè circa la spalla del cavallo, possiamo dire così. Il problema è che spesso non abbiamo poi i reperti archeologici necessari per fare le cose. In alcuni casi siamo fortunati, te ne accennavo prima della live, per esempio una, cioè una tomba veneta, purtroppo non ricordo quale perché la studiai per archeologia qualche anni fa, parecchio po' anni fa, ed è una tomba estremamente ricca con due cavalli aggiogati a una biga, di cui uno dei due, che è un cavallo pregiatissimo, probabilmente molto giovane, probabilmente 2 o 3 anni, estremamente pregiato anche, e probabilmente anche con una muscolatura piuttosto importante, questo si evinceva dalle ossa. Questo cavallo, che era una Ferrari dell'epoca, era alto appunto 1,40 m al garrese, per noi sarebbe stato un cavallino. Tanto per dare un'idea, la media di un cavallo attuale da sella, come può essere un cavallo da lavoro con un quarter horse, per esempio, si aggira intorno al 1,60 m all'incirca. Le dimensioni sono più o meno quelle. Ora, è anche vero, appunto, come dicevamo, che probabilmente ci sono delle variazioni che derivano anche dalla funzione del cavallo, perché dobbiamo ricordare che gli animali nel mondo antico non erano tanto distinti per le razze o per razze come le intendiamo noi, quanto per funzioni. Questo quindi determinava la selezione degli animali. Questo è in massima parte, chiaramente. E quindi è anche possibile che abbia. Oh, ah, c'è anche Joel che ci segue. Ah, sì, credo che sia quella, grazie Joel. Grazie. Credo effettivamente che sia quella. Il problema è che spesso non abbiamo, appunto, come dicevamo, il dato archeo-zoologico per fare le dovute stime. In alcuni casi sono delle tombe, sì, e a me vengono in mente altri casi, per esempio, che sono molto più in là nel tempo, però, è un contesto completamente diverso, che sono i cavalli che hanno portato i Longobardi, probabilmente, quindi si parla di molti secoli dopo. E in questo caso, dalle ossa, scusate, mi mangio le parole, si parla delle tombe di Spilamberto, quindi sempre qui in Italia, e i cavalli in questo caso sono assimilabili a dei moderni fjord, più o meno, se ricordo bene la razza, comunque sia delle razze che si aggirano su dimensioni già un po' più grandi. Quindi in media il cavallo non è probabilmente un cavallo come quelli che immaginiamo nel Medioevo, che non vanno immaginati come dei cavalli da tiro, perché c'è anche questo mito, per esempio, che lo Shire, che è il cavallo più grande che oggi esista, è un cavallo da tiro inglese splendido, immenso, è alto 1,80 m al garrese questo cavallo. Non è possibile che siano discendenti da dei cavalli da guerra per il semplice fatto che la funzione è totalmente diversa, questo vale ancora oggi, quindi. Per dire, un cavallo da tiro, quindi un cavallo estremamente massiccio, che tra l'altro deve avere un'indole anche piuttosto pacifica, è un cavallo che su un campo di battaglia è estremamente lento, tra le altre cose, o meglio, è più lento, meno scattante, meno nervoso, mi pare che si possa usare questa terminologia, rispetto a un cavallo che magari è stato selezionato per essere sì muscoloso, però più agile, più scattante, più reattivo e anche più aggressivo. E cioè, noi sappiamo che i cavalli da guerra, in buona parte dei casi, almeno quando si comincia a specializzare davvero il cavallo in questo senso, sono anche in grado di partecipare attivamente al combattimento. Di questo ho avuto una testimonianza diretta quando andai all'International Medieval Congress, abbiamo partecipato in sostanza a una sessione di conferenze che era dedicata al cavallo nel Medioevo, diciamo così, e c'era. Il nome purtroppo non me lo ricordo, però questo conferenziere che in sostanza portava la sua esperienza di prove di scherma storica a cavallo e senza che venisse detto nulla, allenandosi, addestrandosi, eccetera, i cavalli partecipavano spontaneamente al combattimento e a volte avevano i loro particolari tic, cioè ce n'era uno che per esempio amava andare a prendere a morsi lo scudo di un avversario e tirarglielo via, per esempio, e nessuno gli aveva insegnato a fare. Quindi ecco, anche in questo caso dobbiamo anche immaginare un'altra cosa, appunto, che non abbiamo di solito presente. Il cavallo spesso partecipa attivamente al combattimento, che sia perché è addestrato, che sia perché magari è impaurito e quindi va abbastanza in panico, quello poi sono un altro paio di maniche. Poi ovviamente sappiamo che il cavallo
è comunque un animale erbivoro, una preda, e quindi facilmente si può spaventare. Questo lo abbiamo anche in molti trattati, uno di cui parleremo sicuramente questa sera per il tardo antico, lo Strategicon, che dà delle raccomandazioni per non far spaventare i cavalli o far sì che non si spaventino quando è il momento della carica, per esempio. E qui faccio un... Che questo, scusami se ti interrompo, questo è anche un altro punto, cioè allenarsi, non solo allenare gli animali a non spaventarsi, animali pacifici, ma anche fare esercizi coordinati. Questo sta anche il grande allenamento per addestrare, in questo caso, sia gli animali, ma anche gli uomini. Scusami, vai pure. No, no, ecco, questo forse è un altro punto che dovremmo dire prima di poi entrare nel vivo della cavalleria nel mondo antico. Che io penso che il primo che abbia proposto l'idea di usare i cavalli in ambito bellico sia stato preso per matto, appunto perché chi conosce un po' i cavalli, o chi ci ha avuto un pochino a che fare, sa che appunto essendo una preda, essendo un animale erbivoro e tutto quanto, è un animale poi che è estremamente pauroso, cioè sappiamo bene anche i cavalli di oggi, chi pratica, chi cavalca, eccetera, come si spaventino per un non nulla, spesso e volentieri. Quindi da una parte è anche curioso come si sia riusciti a sviluppare un'arma del genere come la cavalleria, perché i presupposti da quel punto di vista non erano per niente buoni, ecco. No, vabbè, chiudo qua l'aggiornamento perché sennò cominciavo a divagare un po' troppo, però insomma Se posso aggiungere... teniamo presente anche questo, ecco. Okay. Se posso aggiungere una cosa, così voglio aggiungermi a questo discorso, molto interessante, dal manuale che ho letto sulla storia della cavalleria antica, è interessante come nel mondo assiro, quindi siamo dall'età i nuovi assiri, per meglio dire, dall'età del ferro, si vede un po' come la cavalleria prende un po' il posto del carro. Se nel tardo bronzo, nel bronzo c'era il ruolo del carro, ebbene, che c'erano già i cavalli, però tiravano una biga. In qualche modo dice, ma perché abbiamo il carro che è un po' più lento e costoso? E ovviamente ce ne sono forse un po' di meno. Se un carro abbiamo due cavalli, abbiamo due cavalieri, quindi aumentiamo l'esercito. Anche molto interessante, c'era un bassorilievo assiro, faceva vedere come le prime tecniche di combattimento, due cavalieri stavano insieme, uno guidava e l'altro lanciava le frecce, che era una cosa un po' assurda, cioè molto pericolosa, almeno a mio avviso. Io non so andare a cavallo, quindi già andare a cavallo e lanciare la freccia per me è una roba non da poco, ma immaginare uno, cioè un sidecar alla fine, un sidecar del mondo antico. E quindi secondo me è un po' l'idea, credo, da perfetto ignorante nel campo, forse magari sia passata un po' lì, c'era l'idea del carro, ah, carro, cavallo, perché no? Usiamo solo il cavallo. Così, un'idea che mi è venuta adesso, così nel Beh, mentre. è probabile che forse deriva anche poi dal fatto di allora, io è un periodo in cui non sono affatto esperto, quindi non vi do strada, diciamo, insomma. Però, come dire, probabilmente comincia anche a esserci un ruolo di status diverso, perché il carro da guerra usualmente è anche connesso, come poi sarà il cavallo da solo. Però ha uno status piuttosto importante di solito. Appunto, vediamo la tomba di Adria prima. Un carro in quel caso non era usato per la guerra, quasi certamente, anzi, direi certamente, però insomma, il senso è quello. Si vede poi un'evoluzione forse anche a voler semplificare, perché probabilmente il carro ha una. Space Marine, grazie, poi ci sono. Come il carro ha anche, penso, delle vulnerabilità maggiori sul campo di battaglia da una parte, è un'ottima piattaforma mobile, ma con il giusto addestramento diventa anche il cavallo di per sé, insomma. E credo che come ruoli tattici il cavallo da solo sia molto più versatile che il carro, e credo che forse col tempo ci siamo semplicemente arrivati, abbiamo relegato il carro appunto a una cosa secondaria. È anche vero che forse all'inizio nasce con il carro la cavalleria, fare questo accostamento anche per le dimensioni dei cavalli, appunto, che non dovevano essere esattamente mastodontiche, quindi anche probabile che fosse più congeniale così. Molto probabile. Non fa bene. È quello che posso supporre io, poi ripeto, non è il mio periodo storico principale, quindi evito di fare supposizioni troppo arbitrarie. Va bene, allora io mi allaccio a questo discorso un attimo per parlare del prossimo, per un attimo cercare di definire le tecniche della cavalleria in quest'arma, come è stata usata. Quindi,
Quindi mi allaccio un attimo al carro, si vede anche molto bene appunto come il carro, almeno tra le fonti letterarie epiche, l'Iliade, ma vedere anche storiche, di fatto, se vogliamo, per esempio anche i Celti, che almeno all'inizio hanno usato il carro, si è questa piattaforma mobile, uno si sposta, lancia, poi casomai il nobile guerriero, quello che fa la guerra di professione, scende armato, come si deve, e fa il suo mestiere, che è quello di menare le armi. E vince, poi se va male butta via, sale sul carro, torna indietro, i pezzenti come l'Iliade continuano a menarsi a morire, lui se ne torna nella tenda. Quindi magari questo era il ruolo di Caro, non è proprio un ruolo anche coordinato, sì, ma anche lì forse una guerra un po' individuale, se vogliamo, una guerra più omerica, invece con vedremo che con l'avanzare appunto della cavalleria qua, diamo un po' di ruoli di fatto, vediamo, inizia a arrivare anche un'idea coordinata. Io vorrei un attimo così accennare quali sono effettivamente, poi tu ovviamente potrai approfondire in modo esaustivo quello che io dico, qual è il ruolo tattico-militare della cavalleria, che diciamo è sempre stata. Va bene, il primo, se vogliamo, quello che noi tutti abbiamo in mente dai film è lo sfondamento, cioè questi cavalli che arrivano, sfondano la linea, la carica finale, ma questo, se vogliamo, appunto è l'ultimo atto che effettivamente si fa, e non si può fare sempre, perché ricordiamolo, se noi abbiamo davanti una fanteria che hanno due maroni quadrati, stanno fermi e non si lasciano, non aprono la linea, un cavallo non è pazzo, non va addosso a un muro di scudi o di lame. Parliamone, però vabbè, ti lascio finire, poi facciamo accenno anche a questo. Sì. Vabbè, io parlo, poi tu mi vieni dietro, mi metti i puntini su lei, giustamente. E poi, se vogliamo, appunto, quella dello sfondamento è anche un'arma psicologica, perché voglio vedervi, tenete la posizione quando un esercito, un gruppo di soldati a cavallo vi marcia addosso a passo sostenuto. Quindi anche la cavalleria, lo sfondamento, diventa un'arma psicologica. Altre armi, come abbiamo visto, che riprendono anche dalla tradizione, se vogliamo, del carro, e se vogliamo anche la schermaglia, qui si vede anche molto bene, quando poi parleremo della Grecia del V secolo, dell'Ipparco, di Senofonte, si vede come la cavalleria, i greci, cioè la fanteria greca oplitica è quella che i duri, i veri uomini stanno, il fantoplita, serrati, botte su botte, rifiuta l'uomo greco rifiuta l'arco, non è un'arma davvero uomo. Infatti nell'Iliade chi è che usa l'arco? Usa Paride, uno che ha rubato una donna a un altro uomo, non l'ha manco affrontato, cioè i greci hanno questo modo di vedere. Il vero uomo, il vero cittadino è il fante, il medio proprietario. Invece è interessante la cavalleria più aristocratica, si vede come almeno nel V secolo, parliamo della Grecia del V secolo, del Poleis, si dà alla schermaglia, quindi un primo modo della cavalleria è fare appunto questa schermaglia, ingaggiare il nemico ma non per disturbarlo, stuzzicarlo, dargli fastidio, che è una cosa molto importante, cioè non dargli tregua, farlo stancare per poi arrivare allo scontro. Questa schermaglia si può fare sia ovviamente quando non si sceglie la lotta campale, pensiamo nella guerra Peloponneso, gli ateniesi sono dentro le lunghe mura, i lacedemoni vanno nella piana, nell'Attica, cosa fanno? Mandano Pericle, manda comunque la cavalleria per disturbare, per comunque fare dei piccoli raid e quindi uccidere, disturbare, prendere delle risorse, se vogliamo, attaccare la logistica, che è una cosa molto importante. Tu puoi avere l'esercito più forte del mondo, ma se non è rifornito, non vai da nessuna parte. Quindi questa è una delle funzioni del terreno. Tu magari non controlli il terreno, però grazie alla tua mobilità, e il cavallo ti dà questa mobilità, ti permette di fare delle sortite, se vogliamo. Inoltre il cavallo, più una battaglia campale, ci sono delle fonti, vengono messe anche davanti per non far notare esattamente la posizione del nemico, quindi dare un'ottica di visuale. Noi siamo un po' abituati ai videogiochi, vediamo tutto dall'alto e vediamo anche gli altri come sono posizionati, ma immaginiamo una pianura, vedere le posizioni, quello è importante, la cavalleria può fare questo, poi la mobilità. Ovviamente poi ne parleremo dopo, la logica di uno scontro tra fanti, ebbene la cavalleria può essere una di queste armi dove effettivamente, se usato in determinati punti, può andare a toccare certi punti dello schieramento che possono così magicamente sfondare la linea, accerchiare i fianchi, che di tutta la fanteria pesante i fianchi erano sempre i lati più delicati, quindi accerchiare, colpire i fianchi, tutto questo grazie alla mobilità. E un'ultimo, anche se vogliamo, usare la cavalleria come avanguardia, cioè di andare a esplorare, vedere cosa c'è,
e quindi è importantissima la logistica, lo spostamento per appunto per un esercito che si sposta, ma come anche importante l'avanguardia è anche la retroguardia. Pensiamo al caso, vediamo, degli ateniesi, dopo i 2 anni di Siracusa e Nicias, lasciano l'assedio e vengono comunque incalzati costantemente dalla cavalleria siracusana, che ha il predominio alla forza, e gli incalzi non li dà tregua, e vengono pian piano massacrati. Un esempio storico, se vogliamo lanciarci così nella storia, pensiamo alla battaglia di Waterloo, dove l'ultima carica, i Grouchat della vecchia guardia di Napoleone non ce la fanno, l'esercito di Napoleone si sfalda, torna indietro, e nonostante questo è comunque incalzato soprattutto dai prussiani, sono comunque incalzati, la fanteria verrà sempre, si trasforma di fatto una sconfitta, si trasforma in una rotta, quando l'esercito che si ritira è continuamente incalzato, e lì che si subisce la maggior parte delle perdite. Questo vale sia, se vogliamo, nella guerra napoleonica, ma anche nella guerra antica. La maggior parte delle perdite avviene quando una delle due linee si sfonda e non c'è una cavalleria che può supportare una ritirata. Un conto è perdere una battaglia, che ci può stare, tutti quanti perdono, contro una rotta, quando di fatto il tuo esercito viene annientato. E lì la cavalleria ha un ruolo estremamente fondamentale, proprio per annientare, stare dietro e di fatto abbattere l'esercito nemico. Salutiamo, sì, quando, anche storie quando non scappa prima. Sì, quando non scappa prima. Sì, perché purtroppo è anche uno degli aspetti della cavalleria un po' meno nobili, diciamo così. Usualmente sono i primi anche che possono lasciare il campo di battaglia, i cavalieri, perché appunto ne hanno la possibilità. E in più di un'occasione, insomma, durante la storia sappiamo che è successo. Allora, direi che hai fatto un riassunto ottimo, tra l'altro complimenti per le conoscenze in campo di storia greca, perché io onestamente ne conosco pochissimo, è stato molto interessante. Allora, per quanto concerne, anche qua sfatiamo un piccolo mito, ovvero sfatiamo una linea, dai. Esatto, ovvero che i cavalli non caricherebbero mai una linea di un muro di scudi, e questo non è vero in sostanza, perché un cavallo addestrato, non dico che caricherebbe anche contro un muro, però probabilmente se glielo chiedi lo fa, se è molto ben addestrato. E questo lo vediamo anche per il fatto che, visto che abbiamo citato l'epoca napoleonica, comunque sia l'epoca del 7-800 in cui il quadrato, il cosiddetto quadrato, è una delle pratiche principali contro la cavalleria, tant'è vero che le truppe napoleoniche, sempre per saltare molto in avanti, la useranno con estremo successo nella campagna d'Oriente e più volte contro le cavallerie mameluche, contro la cavalleria mameluca in particolare, mentre la battaglia del Monte Tabor nel 1799, per esempio. Ecco, una delle tattiche per una cavalleria, anche se molto sanguinosa, per sfondare il quadrato, è di gettarsi sulle linee del quadrato. Le prime linee di cavalieri probabilmente moriranno molto male, i cavalli in primis, però saranno in grado, anche per il fatto che i cavalli pesanti cascano sui fanti, di sfondare la linea e permettono ai cavalieri di entrare nel quadrato. Quindi in realtà la concezione di caricare direttamente c'è, e anzi, tornando invece alla storia antica, in questo caso tardo-antica, ci sono occasioni in cui la cavalleria apre i combattimenti, e tra l'altro li apre in modo molto spettacolare, gettandosi proprio sulla fanteria. È uno di questi casi, è la battaglia di Torino del 312, i Clibanari di Massenzio, perché la battaglia tra le truppe di Costantino e le truppe massenziane, Massenzio è assente, le truppe di Massenzio, in sostanza il cuneo principale centrale formato dai Clibanari, che la prima cosa che fanno è andare contro il centro costantiniano per cercare di sfondarlo. Chiaramente la fanteria, quando è coordinata, riesce a resistere molto bene a queste tattiche, tant'è vero che appunto il centro si limita a rinculare per chiuderli dentro, e in più, cosa che non so se avremo tempo di vedere durante la live, ma Costantino si è dotato di truppe specializzate contro la cavalleria pesante clibanaria, che sono truppe armate di mazze, che appunto sono il metodo migliore per sfondare quello che c'è sotto le corazze dei clibanari, che sono anche estremamente pesanti e coprenti nella tarda antichità. Per il resto direi che non c'era molto altro da aggiungere, hai fatto un riassunto ottimo. Chiaramente è ovvio che in questo caso cominciamo anche a distinguere tra la cavalleria pesante e leggera come ruoli, che
che spesso e volentieri non è una questione solo di armamento, chiaramente, ma prima di tutto di ruolo, ovvero la cavalleria pesante, la cavalleria di linea impegnata nello scontro frontale o con la fanteria avversaria o anche più spesso contro la cavalleria avversaria, visto che di solito si trovano schierati più o meno nello stesso modo, e poi appunto la cavalleria leggera, che ha dei ruoli, appunto, come dicevi anche tu, particolarmente sono quelli di ricognizione, esplorazione, razzia, che è uno dei. Questo lo vediamo particolarmente, per esempio, anche qui salto in avanti rispetto al nostro periodo, ma anche nel mondo antico è molto usato la razzia. Io ho presente, per esempio, la guerra di frontiera tra Romani d'Oriente e Arabi nell'VIII, IX secolo. In grossa parte si tratta di raid di cavalleria, anche se non solo, da una parte all'altra del confine, infatti sia dagli arabi che dai romani. E, sì, insomma, i ruoli sono quelli che poi hai già perfettamente esplicato anche tu. Su questo non avrei molto altro da aggiungere. Diciamo che sono appunto la cavalleria in genere è quell'elemento che fornisce la necessaria mobilità, la necessaria capacità di manovra ad ampio spettro, probabilmente che un esercito solo di fanti non può garantire. E io direi che, visto che penso ne tratteremo anche stasera, uno dei periodi in cui si vede meglio la guerra annibalica, lì ci sono delle battaglie che vengono vinte particolarmente grazie all'intervento della cavalleria. Cioè, quella è veramente diventa l'elemento che sposta l'ago della bilancia da una parte all'altra, da canne a zama, vediamo questa cosa. Anche io sono di parte in questo discorso, nella battaglia di Gaugamela, anche se qui è raffigurata la battaglia di Issos, è un elemento, cioè Alessandro è riuscito a giocare questa carta. Anche lì i grandi generali, tutto, sono quelli che, come Annibale, hanno la coordinazione, riescono a muovere queste due carte, cioè la fanteria è il suo grande pregio, che la fanteria, diciamo, controlla il terreno, la fanteria fissa ti dà il controllo sul terreno, la cavalleria, questa mobilità, ti può muovere quelle carte, perché ricordiamolo, muovere un gruppo di fanti coordinati è una cosa estremamente difficile, loro devono essere estremamente bravi. Non è come giocare a Total War che ci spostatevi, tutti quanti si spostano perfettamente. No, quindi è una cavolata, però immaginatevi due fanterie cozzano una davanti all'altra e poi a un certo punto arriva la cavalleria da un lato. Beh, innanzitutto bisogna coordinarsi e far fronte comune, bisogna vederlo in tempo. Poi una cosa anche, a mio avviso, molto bella anche del film Alexander, si vede come appunto, cioè è difficile anche parlarsi durante una battaglia, cioè devi pensare a sopravvivere, da un fronte all'altro, comunicare, quindi comunicare, immaginate, due fronti di fanteria si stanno cozzando, alla destra arriva una cavalleria, bene, comunicare che sta arrivando tutto questo e riuscire a spostarsi, cioè è una cosa estremamente difficile e complicata, cioè la fanteria è Ecco, anche stata. un altro dei ruoli scusa, ti interrompo, un altro dei ruoli di alcuni soldati a cavallo, portare le informazioni da una parte all'altra del campo di battaglia, che quando si implicano, cioè si implica che ci siano migliaia di uomini, insomma, è un campo che può essere lungo anche forse qualche chilometro al fronte, o comunque la battaglia si sviluppa su un terreno molto ampio, se c'è bisogno di portare gli ordini o di riportare la situazione al comandante da una parte all'altra, è chiaro che servano delle truppe a cavallo, in quel caso delle staffette a cavallo che possano spostarsi velocemente e diramare gli ordini. Scusa se ti interrompo, ma è un'altra funzione che mi è venuta in mente adesso. No, vabbè, grazie, è stata ottima osservazione. Possiamo passare al prossimo argomento? Leggiamo solo un attimo qui il salotto della storia antica live. La più antica rappresentazione di Cario in un contesto militare risale al, si dice, 26esimo secolo su un pannello ligneo ornato proveniente da Ur. No, Non lo grazie, non so sapevo, più. grazie. Bene, allora io direi che possiamo passare al punto 2, come dire. Il bello della storia militare, almeno dal mio punto di vista soggettivo, è che appunto studiare la storia militare vuol dire anche studiare la società che viveva. Quindi qua facciamo tre esempi, se vogliamo, la società nomade, come si comporta, che ruolo ha con la cavalleria, un grande impero, vediamo qual è il suo ruolo della società con la cavalleria, e poi vediamo il terzo modello, quello che siamo un po' più legati noi culturalmente, che è il modello della città. Quindi questo, il legame sia tra bello della storia militare, che il legame con la società, ogni sistema militare si raffigura, rappresenta l'immagine di una società. Pensiamo a società, siamo off topic, siamo al Medioevo, ci sono i signori feudali che stanno soprattutto. Poi è anche molto interessante quando abbiamo parlato con Mattia della live, sì è vero, nel nostro immaginario abbiamo i cavalieri, tutto quanto, che fanno la battaglia, Campaldino, ci sono i cavalieri, che sono quelli armati, però
le fonti ci dicono ci sono anche una serie di fanti, che quelli serie di fanti durante una guerra si menano, però nessuno non dice mai, cioè nessuno mai ha raccontato un poema epico su un semplice fante o su un balestiere senese, tutti quanti nelle fonti medioevo parlano di dei nobili a cavallo, però c'è anche un'altra realtà. E poi vabbè, questa è una cosa mia personale, il bello anche della storia militare è che è sempre rischioso, però si può giocare con i se e con i ma, sarebbe interessante giocare queste cose, poi magari la storia è molto più crudele, non sarebbe cambiato niente, però la storia militare ci permette anche di fare questi giochi. Ma tralasciando queste congetture, iniziamo a parlare un attimo appunto del legame fra la cavalleria e la società. E quindi, io lo ammetto, ho preso queste foto semplicemente da Wikipedia perché uno, la risoluzione è migliore, poi il copyright è free. Sono quelle che sono, prossimamente ci saranno anche delle immagini in alcune cartine, in alcuni combattimenti, fanno pietà, lo so, però ho trovato queste e queste me le tengo. Questo in particolare sono... è un rappresenta gli sciiti, è una loro produzione, si vede bene qui il tema dei cavalli come presente nella loro società. Vuoi parlarci tu di queste brevemente di questa società nomadi, il loro legame con la guerra, come che loro la concepiscono? Beh, allora qui erano delle cose che forse veniva fuori meglio da almeno era una delle teorie più interessanti che venivano fuori da dal libro che hai citato prima di Maxime Petitjean, La cavalleria nel mondo antico, che andava un po' a cozzare, o meglio, andava abbastanza esplicitamente contro la concezione che era stata portata avanti dal libro di, non mi ricordo l'autore, scusatemi, ma molto famoso, L'arte occidentale della guerra, perché in quel libro si andava a sostenere che ci fosse una differenza sostanziale, che in parte ci può anche essere, tra il modo di fare la guerra chiamiamolo l'Occidente, quindi quello appunto basato sulla fanteria, gli opliti, poi il modello romano, eccetera, e il modello orientale, che nel nostro immaginario è quello sempre basato molto sul truppe più leggere, la cavalleria, eccetera. Petitjean, secondo me, fa un ulteriore passo che secondo me è molto più interessante, che lui, almeno lui riesce a far tornare molto bene, che è quello del modello delle società sedentarie contrapposto a quelle nomadi, e se si parla di cavalleria è perfetto. Perché in sostanza le società sedentarie, che siano occidentali o orientali, hanno sempre una specializzazione, insomma una varietà di specializzazioni di truppe e usualmente hanno tutte le armi, diciamo così, quindi la fanteria, la cavalleria, con le varie specializzazioni, eccetera. Questo perché il modello, un modello che coinvolga degli insediamenti stabili delle città, eccetera, non può che... quindi è una stratificazione diversa della società, non può che andare in quella direzione. Mentre invece il modello nomade è quello di un esercito che sostanzialmente, visto che si deve, è sempre in movimento, si sposta con le sue mandie di cavalli e anche di altri animali, ma principalmente con le sue mandie di cavalli, è un modello di guerra che si basa totalmente o quasi esclusivamente sulla cavalleria, e questo nel corso della storia di solito si dissolve all'atto pratico in raid molto veloci, spesso anche molto violenti, lo vedremo anche con gli unni, insomma una mobilità pazzesca che un esercito di una società stabile non è in grado di replicare. Questo appunto nel corso della storia lo vediamo continuamente. Diciamo che non c'è un grande successo, per esempio, ma perché forse la struttura dell'avversario sedentario in questione, che è un po' troppo complicata da tenere a bada, diciamo così, sono le popolazioni, quelle che vediamo magari del primo, secondo, secolo dopo Cristo, sarmatiche per esempio, che non hanno una grandissima efficacia contro i romani, però abbiamo per esempio appunto gli sciti si fanno assolutamente valere, diciamo così, e non approfondisco perché non li conosco troppo bene, però sappiamo gli unni cosa arrivano a fare. E poi loro influiranno tantissimo sul modo di fare la guerra anche dei romani e dei romani d'Oriente. E poi nell'epoca medievale lo vediamo con gli ungari, che sono un'altra grande popolazione della steppa che in sostanza è difficilissima da fermare finché finalmente non si riescono a sconfiggere l'Ekfel. Quindi insomma, quello che cambia in questo che il modello della società, come dicevi anche tu, influisce abbastanza strettamente su come è composto un esercito e come fa la guerra, ma questo anche perché del resto
Gli eserciti sono usualmente una delle espressioni della società più immediate, più lampanti, forse. Anche perché se non c'è l'esercito non c'è la società, è brutta dirsi, ma cioè, il mondo antico, la storia è estremamente crudele, cioè o sopravvivi o sopravvivi, quindi una società di pacifisti nella storia non può esistere perché viene mangiata da un vicino un po' più rissoso, diciamola così, quindi una società deve sviluppare, brutto dirsi, ma deve svilupparsi almeno nell'antico, deve sopravvivere anche, deve dare segnale anche a livello anche militare, se no scompare. È un po' obesiano, però non mi sento di dire che sia così. Possiamo aggiungere ancora qualcosa, se non volevo dire due cose in breve? No, Ah. prego. Sempre riferendomi a questo manuale di Petit Jean, che è estremamente interessante, appunto, come hai detto tu giustamente, appunto, i nomadi hanno a disposizione, a differenza delle società sedentarie, cioè il cavallo costa, per qualsiasi società è un livello estremamente costoso, il cavallo è uno status, è una signora macchina, se vogliamo usare questo termine, o un iPhone, se vogliamo essere più millennial. Perché è costoso? Perché comunque è un animale che mangia prodotti, come dire, sì, inutili, prodotti che sono comunque costosi, non è come, non so, una vacca che mangia l'erba, una capra che mangia qualsiasi cosa, ha bisogno di un'alimentazione di un certo tipo, anche di avena e tutto, di carote, cioè comunque è costoso, cioè cosa che non mangi tu la dai al cavallo, quindi per questo che non tutti possono permetterselo. Poi c'è anche un elemento ma forse più che quello sono anche gli elementi di manutenzione che implicano che tu abbia qualcuno che se ne occupi uno spazio dove tenerlo, il che significa anche delle terre probabilmente, perché non lo tieni chiuso in stallo e maneggio come si fa oggi, o comunque sia c'è anche uno spazio dedicato a, eccetera. In questo i parchi poi sono fonte è molto chiaro al riguardo, fa tutta un'ottima trattatistica che fa capire come insomma il proprietario del cavallo è ricco e si può permettere di avere il cavallo perché può avere qualcuno che se ne occupi e tu proprietario del cavallo ti relazioni col cavallo quando hai bisogno di relazionarti con lui per costruire un rapporto, per addestrarti, per portarlo sul campo, eccetera. Quindi ti fa capire che insomma devi anche avere le risorse per poter sostenere qualcuno che si prenda cura dell'animale, tra le altre cose. Quindi forse una grossa parte del costo è anche riferito a quello. Certo, ci sta, hai pienamente ragione. Quindi, tornando solo a noi, appunto, invece le società nobili sono società che vivono sul cavallo, quindi hanno a disposizione questi grandi, appunto, cavalli, cosa che una società sedentaria non se lo può permettere. E quindi un esercito nobile è un esercito estremamente mobile. La cosa molto interessante dal punto di vista, diciamo questo sull'offensiva, dalla parte di vista difensiva, è molto interessante, parlo l'esempio di quando Dario nel 513 a.C., se non erro, vado a memoria, prova a conquistare gli sciiti. Ed è molto interessante, essendo nomadi, non hanno terre, quindi questi sciiti non fanno terra bruciata, si disperdono. L'esercito di Dario, che è un esercito sedentario, avanza in questo territorio, dove si applica, diciamo, la tecnica della terra bruciata, non riescono a trovare sostentamento perché non ci sono città, i campi sono bruciati, si devono dividere. Bene, quando l'esercito si divide, è lì che i nomadi attaccano questi piccoli gruppi, sempre con la schermaglia, e rifiutano sempre la guerra campale. È una guerra di, possiamo chiamare, attrito, di logoramento. Infatti Dario da questa campagna non ce la fa. Non conquista nulla, 513 mi dicono. E quindi è un piccolo esempio appunto di la forza sia offensiva sia difensiva di queste società nomadi che possono usare, si concentrano principalmente solo sui cavalli. Se vuoi possiamo un breve, se vuoi aggiungere ancora qualcosa, se no passiamo ai grandi imperi brevemente. Sì, direi che possiamo poi proseguire, direi. Una bella questione. Se vuoi posso dire qualcosa io dei grandi imperi, che è Prego. molto Prego. interessante come un'analogia possiamo fare sia con l'impero persiano, il grande impero, ma anche per come vedremo con Roma. La cavalleria innanzitutto è la grande mobilità, quindi se tu hai un grande impero, grandi confini, per spostarti di qua e di là, la prima cosa che fai è le truppe a cavallo. Un'altra cosa molto interessante che si vede sia nella Persia sia anche la grande forza di Roma è appunto
come tutte e due queste entità, dopo che hanno costruito questo grande impero, riescono comunque ad entrare in relazione con i potentati locali, con i signori locali, con la nobiltà locale, e la fanno entrare dentro di sé. Questa è la grande, grande soft power romano. E quindi si crea questo doppio legame, dove sì, comandano quelli di Roma, comandano quelli di Susa, di Babilonia, ma comunque anche chi prima comandava entra di fatto nella classe dirigente e entra dai suoi servizi come nobiltà cavalleresca, nobiltà a cavallo, come arma, ed è che servirà appunto a un impero di così grande dimensione, perché ricordiamo, siamo in mondo antico, c'è il cavallo e basta, non c'è né macchina né aereo, però permette di mobilitare un esercito, permette anche di spostarsi quando serve nei vari confini. Questo è quello che io dedotto, possiamo dire, dei grandi imperi. Allora, sì, questo si può sicuramente dire in quelle fasi di quei grandi imperi che sono propriamente multietnici, in cui usualmente dalle popolazioni sottomesse, che poi appunto man mano entrano anche nel tessuto sociale del potere dominante, si vanno a prendere quelle specializzazioni da alcuni popoli sottomessi, se le si vanno a integrare nei propri eserciti. Prendiamo il caso di Roma, per esempio. Il caso di Roma, ancora finché la Tarda Repubblica e i primi secoli, i primi 2-3 secoli del Principato, in questo caso appunto è un grande impero anche multietnico e anche multiculturale per gran parte che voglio dire qualcuno, però basta andare a guardare. E in sostanza appunto abbiamo alcuni grandi esempi di un'integrazione di questo tipo, per esempio le cavallerie orientali che forniscono arcieri a cavallo, che poi vengono mandate usualmente in Occidente. E uno degli esempi migliori in realtà sono le cavallerie galliche, per esempio. I galli forniscono dei grandi anche proprio nel senso di molto esperti, molto valenti, corpi di cavalleria, che spesso invece vengono mandati a Oriente. Uno degli esempi più lampanti è il contingente di cavalieri galli che accompagna Crasso alla battaglia di Carre, per esempio. Oppure abbiamo anche l'espressione della realtà numidica che continuerà a produrre cavalieri per Roma per un lungo lasso di tempo. Vediamo cavalieri numidi e mauri ancora sulla corona traiana, per esempio. Ora, il caso di Roma poi diventa un po' particolare perché poi si struttura in un modo tale che non... Però aspetta, scusami, questo sarà poi il prossimo punto finale, non lascia gli ultimi colpi per il finale, che facciamo il botto. No, quello d'accordo, però è solo per dire che Roma, l'impero romano è un caso molto particolare perché appunto da grande impero multietnico che opera questa cosa che si vede usualmente nei grandi imperi multietnici in cui le varie sottorealtà vanno a fornire spesso alcune specializzazioni per alcune truppe e in particolar modo a volte la cavalleria. Questo si vede ancora anche negli imperi di età moderna e contemporanea, oserei dire. Ecco, l'impero romano a un certo punto, appunto, questa cosa non dico che va a sparire perché ci sono alcune truppe che provenienti da alcune regioni sono più rinomate, per dirne una a caso, nel tardo antico, sono rinomate le truppe illiriche, sempre e comunque, per qualche motivo. Salutiamo tutti gli albanesi presenti in questo. Però ecco, poi il caso di Roma cambia perché nel caso di Roma si va a strutturare un esercito che è strettamente professionista, non importa da dove vieni, in quel caso, prima lo vediamo anche con la professionalizzazione delle truppe ausiliarie e poi lo vedremo nel tardo antico con un esercito professionale in tutto e per tutto, insomma. Quindi in quel caso un po' cambia la faccenda. La cosa importante che l'ho detta accennata prima come premessa, qui in questo caso sono un ausiliare celta, gallico, galata, chiamate come volete. Abbiamo tre nomi. Credo che sia un esiliato batavo questo, almeno Ah. la rappresentazione che vorrebbe essere del primo dopo Cristo. E Volevo. si riconosce da una delle maschere, la maschera del tipo, la pronuncia mia è orribile, scusate, Nimeghen Kos dovrebbe essere, che molto probabilmente, visti gli spessori e visto che su alcune sono stati trovati dei segni particolari, questi erano usati in combattimento, molto probabilmente.
perché sono maschere spesso fine 2 mm, queste qui in particolare. Quindi è improbabile che fossero destinate solo agli epicagnasia, come quelle che poi si trovano magari nel terzo secolo. In quel caso si riconoscono perché hanno a volte anche partenze femminili, adesso non stiamo a entrare nei dettagli dell'epicagnasia, però sono anche molto sottili, pochi millimetri. Queste maschere invece, come anche quelle di Teutoburgo, di Calcrise, perché non si sa in realtà se è Teutoburgo, come quella di Calcrise, hanno degli spessori tali, e appunto in questo caso alcuni hanno anche dei segni, probabilmente colpi di spada, che indicano che erano usate in combattimento. Questo quasi certamente. Che è una cosa alla quale non siamo abituati, e tra l'altro l'ultima nota, sappiamo che ancora nella tarda antichità molti dei clibanari, in quel caso imperiali, hanno le maschere. Lo sappiamo dalla descrizione dei clibanari che fa Ammiano Marcellino, che entrano con Costanzo II a Roma negli anni 50 del IV secolo, l'anno preciso, scusate, non me lo ricordo, che sono detti personati e persone la maschera. E così come si vedono da, purtroppo, solo dalle riproduzioni successive, perché la colonna è andata perduta, ma sulla base della colonna di Arcadio, che stava a Costantinopoli, e parliamo quindi dei primi del V secolo, tra le varie armi che sono esposte sulla base, che sono armi romane, ci sono delle maschere con degli elmi, abbinate a degli elmi, quindi quasi certamente quelle sono maschere da cavalleria. Grazie per la correzione. Quello che volevo semplicemente dire, che l'ho detto all'inizio, non molto preciso, ovviamente in tutto questo periodo non dobbiamo pensare alla la staffa non è ancora stata inventata, se non erro, voci, dagli unni qualcosa arriva, però per tutto questo periodo antico non abbiamo staffe. La cosa riguardo di selle, che non era così fondamentale, o meglio, ovvio, se è una sella comoda, ben venga. Però ad esempio i greci almeno nel V secolo stavano tranquillamente senza niente, forse se non erro nell'Oriente avevano dei tappeti e tutto. La cosa curiosa si vede come i popoli nomadi, che di fatto loro vanno sempre a cavallo, si sviluppano i pantaloni, le braghe, invece a cultura mediterranea, greci e romani, mi viene in mente il gonnellino ma non mi viene in mente il nome esatto. La toga romana, cioè i greci romani una tunica o il chitone, secondo me. Grazie, scusami, un gonnellino, è veramente brutto. La cosa importante, abbiamo parlato un attimo di gallerie, sì, di galleria, cavalleria gallica, qua si vede, non ho trovato una foto migliore, si vede un bel esempio di una sella cornuta. So, pensate ai Celti, nessuno pensa mai, se li immagina mai grandi cavalieri, comunque, e invece i Celti hanno inventato appunto questa sella cornuta, quindi con quattro corna, quattro speroni, che era estremamente stabile, e quindi questo, anche in assenza di una staffa, permetteva un solido appoggio, quindi una maggior efficacia. Quindi questo era il nostro, questa foto si vede bene, un po' di profilo, il nostro discorso riguardo un po' ai miti. Tornando a noi, abbiamo parlato appunto di questi imperi centrali, abbiamo un attimo parlato. Se vuoi aggiungere ancora qualcosa, se no possiamo. Guarda, giusto brevemente sulla staffa e la sella, visto che abbiamo accennato e poi non abbiamo parlato all'inizio. Ok. Allora, tanto sì, c'è questa questione, se hai modo di leggere l'Iparchico, c'è questo bel passaggio di Senofonte, mi pare che sia esattamente lui a dirlo, che appunto parlando della copertura della groppa del cavallo, che usualmente comunque è bene che ci sia una copertura, almeno oggi ci dicono, perché cavalcare a pelo usualmente rilascia troppa pressione su un punto solo della schiena del cavallo, non gli fa bene, però insomma, nel mondo antico penso non lo sapesse, se anche l'avessero saputo forse non gli sarebbe importato più di tanto, e non lo dico per cinismo, ma lo dico perché in ambito bellico io ho in mente certe miniature medievali in cui non si vede molto bene, ma se si zoom si vede che il miniaturista è stato abbastanza preciso da mettere sui fianchi dei cavalli, in corrispondenza degli speroni, delle macchie di sangue. Questo per dire quanto ci andassero probabilmente spesso anche molto pesanti giù i cavalieri antichi. Questo lo vediamo in particolar modo, anzi, anche dai morsi. Hanno dei morsi che sono estremamente severi, ma questo è perché, per quanto è anche uno dei motivi probabilmente per cui spesso i cavalli nelle rappresentazioni antiche, tolto che forse per scena, ma spesso la bocca aperta, perché hanno questi morsi che devono far essere in grado il cavaliere di, al minimo cenno, il cavallo deve rispondere.
perché il morso bocca al cavallo, per il cavallo è un fastidio, quindi qualunque movimento gli faccia fare, il cavallo, insomma, risponda a quello stimolo. È sempre una questione di far rispondere il cavallo a qualche stimolo. E comunque, ecco, tornando a noi, come dici anche tu, si usava in ambito mediterraneo usualmente la monta a pelo e magari una coperta o qualcosa del genere. Ecco, Senofonte è molto chiaro nel dire di non usare troppe coperte perché altrimenti viene una cosa troppo comoda, una cosa da persiani, che non è esattamente indicato per dei veri uomini circa. Credo che il senso fosse quello, secondo lui. Sì, proprio quei effeminati, cioè i greci, soprattutto le madre No, patrie, ce ecco, l'hanno perché secchi. è una cosa che è vista come un sintomo di mollezza, e su questo ci torniamo per la staffa poi. Quindi ecco, non si va a sviluppare una vera sella, appunto, anche perché forse non è considerata necessaria. Io non ho idea onestamente del perché si vada a sviluppare la sella a quattro corni, che quasi certamente nasce in ambito gallico, non so se per, adesso non ricordo più, probabilmente ne parlammo anche con Giorgio tempo fa, non ricordo anche se per apporti dal mondo scita, scitico. C'è anche una teoria che la vorrebbe nata nel mondo partico, comunque sia, in ogni caso la fonte più probabile della nascita della sella a quattro corni, che poi viene presa dai romani, è probabilmente di ambito gallico, celtico. Ed è una sella fatta in modo tale che permette una grande stabilità in sella, perché permette di fare forza sui corni, appunto, sfruttando il bacino, in sostanza. Quindi permette anche da una parte una stabilità maggiore, da una parte probabilmente anche dei movimenti diversi possibili in sella. Ora, invece, venendo alla staffa, la staffa quasi certamente gli unni non la conoscevano, e quindi il mondo romano non ha assolutamente preso dagli unni. La staffa nasce in Cina o in India, se non ricordo male. O meglio, i primi esperimenti per salire in sella mi pare che vengano dall'India, dal secondo dopo Cristo, mi sembra. Cioè, sì. E quelli in Cina sono delle staffe vere e proprie, che poi nel mondo mediterraneo arrivano soltanto tra il VI e il VII secolo con l'apporto avaro. E, tra l'altro, è molto interessante notare che le prime staffe, cosiddette a mela, perché hanno una forma che ricorda la sezione di una mela, sono sostanzialmente identiche a quelle dello stesso periodo in Cina, che dove usavano già da qualche secolo. Ora, la questione è che la staffa di per sé non rivoluziona niente dell'arte di fare la guerra a cavallo, e non subito. Poi ci saranno delle migliorie apportate grazie alla staffa, ma ci vorrà qualche secolo, anche perché la staffa non nasce come strumento militare, ma nasce per aiutare a salire in sella. Tant'è vero che all'inizio, se ricordo bene, mi pare che la vulgata maggiore sia questa, che all'inizio, quando nasce in Oriente, nasce appunto per aiutare i vecchi e gli infermi a salire in sella. E abbiamo questa funzione esattamente anche dal nome latino che noi abbiamo trascritto, lettere greche, nello Strategicon del VI o VII secolo d.C., che è scala, che vuol dire esattamente quello che ci aspettiamo che voglia dire: è uno scaletto per salire in sella. Di per sé, poi, in realtà, ci vorrà molto perché sia acquisita per motivi vari, probabilmente perché il mondo militare su certe cose è molto tradizionalista e molto fermo. Molto macio. Ma è esattamente quello il punto, tra l'altro, perché allora lo Strategicon, tra l'altro, scusate, la pronuncia in italiano, allora lo Strategicon prevede, ed è probabilmente stato scritto alla fine del VI secolo, al massimo all'inizio del VII, prevede anche già, o comunque propone degli usi estremamente specialistici della staffa. Per esempio, prevede delle selle, che tra l'altro sono selle non più a quattro corni, ma sono selle con due arcioni, che poi danno il via ai cerchi medievali, sono selle che vengono dal mondo 1. In pratica prevede già delle selle per i medici che abbiano due staffe su un lato per permettere al ferito di salire in sella insieme al medico, per dire. E questo, appunto, siamo all'inizio del VII secolo. Le prime staffe che a livello archeologico troviamo in ambito imperiale sono da quasi la metà del secolo, che vuol dire che ci è voluto qualche decennio. In Europa occidentale non ne parliamo, perché la prima rappresentazione di un cavaliere con le staffe è di epoca carolingia. Per quanto riguarda gli arabi ci mettono un po' a prenderla, questo lo sappiamo
dalle fonti, diciamo, dello studio di David Nicolle, la sua tesi di dottorato, quello che fosse, Arms on the Classical Islam, quello che fosse, si trova gratuitamente online in due volumi. E se non ricordo male, la questione per gli arabi, che erano intanto diventati degli espertissimi cavalieri, ricordiamoci che nel VII secolo d.C. esprimono quello che è stato uno dei più grandi comandanti di cavalleria di tutti i tempi, cioè Khalid ibn al-Walid, la spada dell'Islam. In pratica loro vedevano come una cosa effettivamente da effeminati o poco virile la staffa, questo inutile orpello aiuto per stare in sella senza poter dimostrare appieno le proprie abilità marziali, cioè la staffa è vista così. Quindi ci mette molto tempo in realtà a ingranare da una parte, perché diventa un elemento sempre presente, e dall'altra poi ci metterà ancora più tempo a ingranare, perché diventa un elemento che aiuti anche nuove tecniche di combattimento e di ingaggio, come può essere la lancia in resta, che senza le staffe, non dico che sia impossibile, ma probabilmente, insomma, darebbe gravissimi problemi, per quanto sappiamo benissimo che non c'era un problema ad effettuare cariche di cavalleria pesante, l'abbiamo visto anche prima, parlando della battaglia di Torino o di Alessandro, non c'erano particolari problemi ad effettuare cariche vere e proprie senza le staffe, senza la sella, così come non c'è mai stato problema per i grandi popoli di arcieri a cavallo a essere degli eccellenti arcieri a cavallo, ma senza le staffe. Quindi, diciamo, volevo solo fare anche queste due precisazioni su Selle, soprattutto le staffe, perché anche quello delle staffe è un mito che ancora dura a morire, quello della rivoluzione militare della staffa. In realtà non è stata una rivoluzione, ecco. Ci è voluto tempo sia per acquisirla, sia per capire la potenzialità che poteva avere. Grazie, sei stato veramente gentile ed esaustivo. Io andrei, casomai, brevemente all'ultima parte, se vogliamo, appunto abbiamo detto società nomade, società grandi imperi, se vogliamo poi il paradigma c'è più vicino, cioè quello della città-stato, ecco, questo è il fregio, il partenone di Atene, questi sono gli efebi che aprono al corteo delle Panatenee. Vediamo, senza staffa, senza sella, questi sono giovani aristocratici, qui andiamo al nocciolo della questione. Vuoi iniziare tu o parlo io, che io su questo argomento sono particolarmente sensibile? Guarda, allora lascio la parola a te, io mi ricollegherei sull'argomento cavalleria cittadina e aristocratica parlando di Roma. Visto che anche questo è Perfetto, un punto che certo. sarà da chiarire, diciamo. Ottimo. Allora, città-stato, appunto, polis, come se vogliamo chiamarla così. Prendiamo il caso di Atene, che veramente, a mio avviso, è emblematico. Siamo VIII-VII secolo. Le città, non ci sono più i basileus micenei o quello che è stato. Siamo alla fine del Medioevo ellenico e vengono a formarsi questi città che si autogovernano in modo aristocratico, sono queste grandi aristocrazie appunto che governano, parliamo di una oligarchia. Arriviamo poi alla rivoluzione oplitica, VII secolo, diciamo nel VI, e qua cambia tutto, cambia le regole del gioco, di fare la guerra almeno nel mondo greco. E qui è proprio un fatto culturale, anche quello che noi oggi vediamo e pensiamo appunto a questo paradigma, come hai accennato tu. L'Occidente sono i fanti pesanti che cozzano, invece in Oriente sono un po' quei furbetti che non vogliono il combattimento campale, fuggono, quindi con la cavalleria, con la schermaglia, non cercano lo scontro fisico da veri maci. Questo è anche quello che pensavano anche gli stessi greci, il loro anche pregiudizio, e ce lo portiamo. Molto interessante il caso appunto della Grecia, come appunto abbiamo un caso esemplare, il caso di Sparta, dove tutta quanta la città, proprio una rivoluzione politica di Licurgo, diventa di fatto gli Spartani, sono quelli che governano la città, hanno dei lotti di terra tra di loro, divisi in modo uguale, sono tutti quanti opliti. C'è anche lì, interessante, la carica dei cavalieri, che sono, se vogliamo, la guardia del corpo del re, o meno di uno dei due re, perché Sparta ne aveva due, che i greci sono sempre fantastici dal punto di vista politico, hanno due re. Ebbene, quindi questi cavalieri si chiamano cavalieri, di fatto però non avevano il cavallo, ma semplicemente erano un'elite, se vogliamo. E questo perché appunto Sparta è una città veramente di eguali, molto interessante, dove il soldato di fatto è l'oplita pesante. Il caso di Atene, invece, scusatemi, facciamo un altro caso opposto. Abbiamo delle città più aristocratiche,
più nelle grandi pianure, pensiamo alla Macedonia, poi con Filippo II avrà un grande sviluppo nella cavalleria, pensiamo alla Tessaglia, la grande pianura della Grecia continentale di fatto, dove vivono dei grandi signori proprietari di cavallo, anche le fonti ce ne parlano, la Tessaglia, la città ricca di cavalli, se vogliamo anche la Beozia, sono queste le regioni un po' più ricche. Il caso di Atene è molto interessante, perché sì, arriviamo nel VIII, VII secolo, di fatto ci sono queste grandi, queste oligarchie di fatto di aristocratici, dove si riconoscono loro come i migliori, appunto, sono un'aristocrazia di cavalieri, l'arma principale è la cavalleria di fatto, ci si scontra l'arma che vince la cavalleria. Con l'arrivo invece della rivoluzione oplitica, arriva il fante pesante, ebbene inizia un po' a cambiare il discorso, ma anche qui è un fattore anche molto culturale, molto politico, arrivano diciamo nella politica gli opliti, che di fatto sono i medi piccoli proprietari, non sono tutti, attenzione, quando noi la battaglia di Maratona, la battaglia di opliti, ma dobbiamo pensare a una battaglia di medi piccoli proprietari, sono di più di fatto dei cavalieri, perché ci sono più persone medio benestanti rispetto ai ricchi, che sono sempre pochi. Se vogliamo darci il numero, qua è molto anche interessante, di solito Atene per tutto il V, IV secolo porta 9.000 opliti, quindi medi piccoli proprietari, di solito cavalieri ci attestiamo a 1.000 come uomini. Qua ci diamo anche un'idea del corpo civico, sono pochi, ricchi, però comunque contengono. Quindi queste rappresentano due parti della società. E quando arriva Clistene con la democrazia, appunto, parliamo di una democrazia moderata, qui un discorsone eterno, però appunto chi è al potere, chi accede alle cariche, chi è cittadino attivo, sono la prima classe, la seconda che è la classe dei cavalieri e la classe diciamo oplitica. Poi con l'arrivo della democrazia radicale, tutto ciò, e qui si vede sempre questo legame che è molto interessante fra democrazia e società militare, una sorta di democrazia militare, l'esercito si apre nuovamente, dei teti, che è la parte appunto del demos, del volgo, dei volgari, ma la parte inferiore, quelli che lavorano per faticare, tutti gli oligarchi non li sopportano. Ebbene, con l'arrivo della flotta ci bisogna dei rematori, gente che rema, quindi non si può armare a proprie spese, non possono essere obbligi, ma possono essere ottimi rematori. E quindi vediamo che diventano anche loro parte fondamentale dell'esercito e accedono alla politica, diventano parte dell'esercito insieme alla flotta. Poi è anche molto interessante il caso di Atene, ci sono forse degli opliti che vengono pagati direttamente dallo Stato per stare dentro le triremie, però questo è un altro discorso, non tocchiamo questo. La cosa interessante, noi abbiamo la fine della guerra del Peloponneso, c'è una guerra civile, qui mi tocchiamo Senofonte, vediamo appunto come da sempre, anche prima di questo, questa classe di aristocratici, sono quelli del ginnasio, si sono sempre allenati e sono sempre un po' vissuti un po' fuori dal mondo, si sono sempre sentiti un po' quella parte, se vogliamo, antica ancestrale, grande famiglie aristocratiche, non si è mai scesa, non ha mai accettato la democrazia fino in fondo. Pensiamo ad esempio alla commedia di Aristofane, i cavalieri, dove di fatto i cavalieri sono il coro e Aristofane invoca il loro intervento per risanare la città, cioè di fatto decapitare, fare la pelle al salsicciaro, che sarebbe Cleone, che in quel periodo è il leader democratico di Atene, il leader demagogo. Ebbene, si chiede proprio l'intervento dei cavalieri. Tutto questo è il clima che si vive all'interno appunto di Atene, quindi abbiamo detto una città che ha reminiscenze aristocratiche, di fatto c'è questa classe che ha sempre governato da sempre. Però arrivata la democrazia si è aperto di fatto, i fanti medi, i pesanti hanno un loro ruolo, con l'arrivo della flotta chi è il più importante è di fatto la flotta, quindi i teti, la democrazia, il demos, la parte unta e bisunta della società. Alla fine Atene perde questa guerra di 27 anni, la guerra del Peloponneso, scoppia una guerra civile, c'era già stato un precedente colpo di Stato, e qui veramente si divide in due. E qua vediamo, anche qui c'è lo zampino di Senofonte, ha raccontato bene nel secondo libro delle Elleniche di Senofonte, qui uno storico molto, se vogliamo, ardito, con tesi profondamente, che alcune non si possono difendere, però mi avviso che va sempre bene leggerlo, perché ha ragione in modo estremamente interessante, che è Luciano Canfora. Ebbene, vede come il primo libro dell'Elleni, che è anche chiamato appunto i Tacquini Tucididei, c'è ancora del Tucidide, invece il secondo libro dell'Elleni, che è chiamato, lo chiama come il diario di guerra di un Ipparco. Si vede come Senofonte, di fatto, questo racconto, gli Iparchi sono come dire, i
i comandanti della cavalleria sono due. Senofonte in questo racconto, nel secondo libro, parla sempre solo di uno e ne parla male. Dell'altro non si sa chi è, però dice che erano in disaccordo e l'altro era migliore. Grande dubbio. Lui poi ha fatto negli anni, era sempre amante della cavalleria, ha fatto anche un saggio, un pamphlet di cavalleria. Quello che comunque a noi interessa, vediamo come di fatto con la fine della guerra del Peloponneso si instaura un'oligarchia, l'oligarchia dei 30 tiranni, dove a capo abbiamo Crizia, zio di Platone, chiusa parentesi. È una guerra, un'oligarchia estremamente sanguinosa. Il loro scopo, se vogliamo, è quello di fare di Atene una nuova Sparta, quindi andare contro la ricchezza. Vediamo che in questa guerra civile chi appoggia di fatto l'oligarchia, di fatto è la cavalleria. Sono questi cavalieri, questi aristocratici, questi giovani aristocratici. Senofonte probabilmente è uno di loro, e appoggiano l'oligarchia. Infatti vediamo come alla fine ritorna la democrazia. Poi ci sono anche i fatti del 401, quando di fatto Trasibulo fa riportare la democrazia ad Atene, ma decide, va bene, Atene di fatto città resta una democrazia, voi oligarchi ve ne andate dell'Eusi e vi fate la vostra repubblica oligarchica. Poi nel 401 ci sono altri fatti con l'inganno, i democratici decidono di riunificare la città di Atene, con l'inganno fanno delle trattative, invitano i capi oligarchi a trattare e li uccidono tutti. Così in questo modo risolvono la situazione, Atene viene pacificata nel sangue. In questo caso Senofonte, poi siamo all'arrivo della spedizione di Ciro, il grande se ne va, diventa uno degli uomini di Ciro e quindi ci sarà questo viaggio dell'Anabasi, dove sarà tra i 10.000 di Ciro e poi tutto il viaggio di ritorno, e da lì Senofonte non tornerà, se non erro, mai più ad Atene, se no in età molto avanzata, quando mai sarà perdonato. Tutto questo discorso, dire la complessità anche sociale, cosa vuol dire appunto, come lo vedremo poi in seguito, anche parlare anche di Roma, che la cavalleria in una città indica un fattore aristocratico, di gente che sta bene, di gente che almeno a livello storico era abituata a governare, non accetta che qualcuno governi, come il caso di Atene lo dimostra, pian piano c'è sempre qualcuno di più basso che governa, non accetta, il caso evidente della guerra dell'oligarchia dei 30 tiranni, appoggia una oligarchia di gente dura puri contro la democrazia. Questo è, a mio avviso, caso greco, appunto, di livello anche culturale, appunto, di come di una città che si immagina e si identifica nell'oplita, che diciamo è il medio piccolo proprietario, quindi il cittadino, l'idea del cittadino soldato, un'idea tipicamente, possiamo dire, greca romana, che poi sarà ripresa, appunto, facciamo un balzo in avanti con la rivoluzione francese, sono nel 1793 i giacobini, la Francia assediata, loro lettori del mondo antico, che quanto ne capissero è tutto da vedere, però grandi lettori del mondo antico decidono di fare appunto la leva, siamo tutti cittadini, siamo tutti della nazione, bene, tutti sono chiamati alle armi, poi di fatto la società non può permettersi, almeno nel 1793, di dare a tutti le armi, quindi solo un terzo sarà chiamato alle armi, però durante la rivoluzione francese, più di Napoleone, la Francia è il più grande esercito di tutti quanti gli stati di Ancien Régime d'Europa, e poi se vogliamo questa onda lunga ci porta fino al 1918, quando tutti quanti i maschi adulti di una generazione sono stati chiamati alle armi, ebbene, da lì allora si estenderà il suffragio universale maschile. Questa però è la concezione del cittadino soldato, chi comanda, chi accede al potere è anche un soldato. E niente, questa è la mia piccola visione del legame fra città culturale. In particolare abbiamo un attimo approfondito il legame della cavalleria proprio nei passi di Senofonte, uno che, come abbiamo visto, è stato di prima battuta vivo in questo argomento. Prego. Beh, ecco, parlavo di cavalleria cittadina, è chiaro che si debba parlare di Roma anche in questo caso, particolarmente per abbattere anche qui qualche mito, parlando della Roma repubblicana. Allora, intanto è molto interessante comunque concordo con Zach, insomma, è fatto un riassunto egregio, quindi insomma è stato molto interessante. Allora, partiamo appunto dal fatto che tu citavi questa proporzione di praticamente quasi 1 a 10 tra fanteria e cavalleria,
curiosamente si trova, almeno dobbiamo basarci su fonti romane che sono estremamente più tardive, come Tito Livio, per esempio, quando parla degli albori di Roma, che però trovano una corrispondenza, se le prendiamo per buona, perché per esempio nel primissimo esercito di Roma, quindi la legione intesa come esercito di Roma, non come unità militare a sé stante, abbiamo appunto, se non ricordo male, 3.000 fanti e 300 cavalieri. E questi 300 cavalieri, se prendiamo anche qui per buono, la tradizione romana, che ovviamente va presa con le pinze, perché si parla di un tempo che per i romani era praticamente mitico. Anche se è sempre curioso che siano riusciti a calcolare con abbastanza precisione il periodo di fondazione della città, l'ottavo avanti Cristo. In pratica, uno dei primi corpi di cavalleria propriamente detti che noi sappiamo sono i Cerere di Romolo, ovvero la sua guardia, che sappiamo che è composta dalla nobiltà cittadina romana, della nuova città di Roma, perché è composta da 300 giovani che combattono principalmente a cavallo, a meno che, come dice Plutarco nella Vita di Romolo, anche lui estremamente più tardi del periodo di cui stiamo parlando, si può comunque prendere come esempio, questi combattono a cavallo, quindi sono una cavalleria vera, e combattono a piedi quando il terreno è troppo dissestato per i cavalli. E sono presi questi 300 giovani. Sono 10 giovani tra i più nobili e prestanti, dalle 30 curie di Roma. Ora, poi abbiamo anche un raddoppio più tardi con uno degli ultimi Tarquini, con Tarquinio Prisco, se ricordo bene. Dovrò controllare perché la storia regia non è il mio massimo forte. No? In sostanza, si tenta di ricreare il Ceres perché secondo la tradizione, appunto, sempre secondo la tradizione, perché probabilmente la storia vera mai sapremo come è andata. I Ceres vengono poi sciolti da Numo Pompilio, uno re successivo tenta di riformarli, gli viene impedito perché c'è un veto di uno dei senatori e lui molto semplicemente decide di raddoppiare la cavalleria legionaria e se la risolve così. Allora, la questione è che questa prima cavalleria di Roma, allora, intanto vediamo un dato interessante che può essere ricondotto forse al dato archeologico, parlando appunto dell'ottavo avanti Cristo. Non sappiamo se i Cerere si siano mai esistiti, se sia mai esistita una guardia a cavallo dei primi re di Roma, ovviamente non possono essere rappresentati solo da Romolo, se mai esistito, non sappiamo. È però molto interessante notare. Però è molto interessante notare come nell'ottavo avanti Cristo, in ambito villanoviano, e credo anche in ambito laziale, però sono sicuro della cosa per l'ambito villanoviano, che poi se vogliamo è un'espressione estremamente meridionale della cultura villanoviana, che poi è lo stadio primitivo della civiltà etrusca, che nelle tombe di pregio aumentano proprio in questo periodo i finimenti da cavallo, il che a parte ovviamente far notare che, come ben sappiamo ormai, nelle società stabili e stanziali il cavallo è uno status symbol, probabilmente questo va anche di pari passo con la creazione di una figura di combattente a cavallo. Tant'è vero che una delle più antiche rappresentazioni che abbiamo in Occidente di cavaliere e di guerriero a cavallo, lo sappiamo perché ha il classico, il mocestrato villanoviano, sono delle rappresentazioni fittive di guerrieri a cavallo dell'ambito villanoviano. Quindi, insomma, probabilmente i Cerere non credo siano mai esistiti per davvero, però c'è questa correlazione che è molto interessante da notare. Ora, venendo poi alla Repubblica e al momento in cui anche a Roma e anche nell'Italia in genere si combatte con un modello politico, però un modello politico che è ben diverso, almeno nella sua forma sostanziale, da quello greco, perché probabilmente sì, gli opliti propriamente detti, quindi armati con l'aspis, un armamento pesante, eccetera, costituiscono probabilmente una buona metà, se mi ricordo bene, degli eserciti romani e anche etruschi di questo periodo. Però
sono di solito affiancati da truppe più leggere nel sistema classico, almeno si fa risalire al Servizio Publio e anche all'ambito etrusco, in sostanza sono delle truppe più leggere, un po' peggio armate, che invece del grande Aspis di tipo greco hanno quello che è l'antenato dello scutum, in sostanza. Riassumendo questo, ecco, in questi eserciti c'è sempre una cifra di cavalleria che è espressione della realtà aristocratica, usualmente, infatti è sempre un numero abbastanza contenuto. E anche qui dovendoci basare su fonti che sono più tarde, sempre come Livio, nella maggior parte dei casi è tutto Livio, poi chiaramente con anche altri autori. L'autore principale rimane bene o male sempre lui. Noi abbiamo delle descrizioni di azioni da parte di questi cavalieri che sono di cavalleria vera e propria, e questo lo rimarco perché di solito si tende a dire che i romani avessero al massimo qualcosa di simile a una fanteria montata, quindi che si spostassero a cavallo, poi smontassero e combattessero a piedi. Questa non è la regola in realtà. Un esempio proprio lampante, in realtà, è dato per esempio, ecco, 509, se non ricordo male, è il 509, quindi l'anno della cacciata dei re da Roma, battaglia della Selvarsia, il console Bruto, sì, è il console Bruto che praticamente sfidata a duello dal figlio, mi pare che sia dal figlio di Tarquinio il Superbo, si lanciano uno contro l'altro e sono a cavallo, quindi questi due combattono a cavallo, tra l'altro si ammazzano a vicenda perché non badando a coprirsi, si danno dentro, si infilzano un po' le lance e muoiono a quanto pare. Questo sempre secondo tutto Livio. Però ecco, la cavalleria svolge ruoli di cavalleria vera e questo è molto ben spiegato anche nel libro di Petit Jean. Livio descrive delle manovre che sono veramente. Non possono essere ascrivibili a una fanteria montata che quindi, per esempio, si sposta a un certo punto del campo di battaglia, scende in gaggia, poi rimonta a cavallo, se ne va a fare l'altro. Descrive dei movimenti che sono di cavalleria, perché i romani hanno anche loro una tradizione di cavalleria appunto cittadina che è l'espressione dell'aristocrazia, e questo lo vediamo ancora per qualche secolo. La loro vera crisi arriva con la seconda guerra punica, alla fine, adesso lo vediamo. Anche il figlio di Torquato, che è il famoso vincitore del Gallo alla battaglia del Daniene, anche lui accetta un duello quando non avrebbe dovuto accettarlo, contro uno dei campioni nemici, non un Gallo in quel caso, e lo scontro viene a cavallo in quel caso, al contrario del padre, che tra l'altro, anche qui nota interessante, secondo le descrizioni, lui, quando poi chiede al console il permesso, questo Torquato padre, di affrontare il campione Gallo all'Aniene, lascia da parte lo scudo da cavaliere, che è senz'altro più piccolo, perché gli scudi da cavaliere di solito, quando ci sono un po' più piccoli, i normanni sono un caso speciale tutto loro, e prende uno scudo da fanteria per fare questo duello, quindi uno scutum o un tubuleus o qualcosa del genere. Ecco. Questo anche per dire che anche Torquato, che è uno dei membri dell'aristocrazia cittadina, è un cavaliere, perché altrimenti non avrebbe dovuto fare questo cambio di equipaggiamento in corsa. La cavalleria romana è anche per questo, quasi certamente, che per tutto il periodo repubblicano si appoggia in grandissima parte ai soci, perché non ha una quota di cavalieri tale da poter sostenere l'esigenza anche tattica. Di cui avrebbe bisogno. Qui ha bisogno di rivolgersi agli alleati, ecco, grazie alla Parma. Non solo la Parma, c'è anche un altro tipo di scudo che è completamente in cuoio, che è il Popanum, che comunque è sempre uno scudo abbastanza piccolo, probabilmente a presa centrale e rotondo. Di solito è così fatto. Comunque, ecco, è anche per questo quasi certamente che si appoggia anche ad altre realtà di alleati per le proprie cavallerie nel periodo repubblicano, semplicemente perché non ha una quota da poter spendere. E parlando appunto di questa figura del macio, della menare le mani, i romani lo rappresentano benissimo. Perché? Perché in una realtà magno-greca e italica, in cui il modello del cavaliere è quello che arriva con i giavellotti, si scaglia sulle linee romane, sulle linee nemiche, scaglia i giavellotti in corsa,
torna indietro probabilmente per raccogliere altri giavellotti e poi tornare a fare quel tipo di lavoro. E tra l'altro in questo lo sublimano molto bene i cavalieri tarantini, che all'inizio sono i cavalieri proprio di Taranto, che all'armamento, anche in questo caso, sono l'espressione della nobiltà di Taranto, tra l'altro, pur combattendo così, e loro aggiungono al loro equipaggiamento un piccolo scudo. Di solito la cavalleria greca e anche italica, magari con la Sanguinita, Osca, eccetera, anche dalle rappresentazioni molto raramente hanno scudo, se ricordo bene. Sì. Se posso, in questo momento, voglio solo ricordare Taranto è una colonia spartana, una delle poche. Quando trovano la terra, evidentemente, ma no, dai, anche noi anche ricchi, perché no? Sì, tra l'altro cambiano la loro tattica e cominciano a usare anche più pesantemente la cavalleria, se non ricordo male, proprio per dopo la sconfitta contro gli Apigi nel V a.C., se ricordo bene, e cominciano a basarsi molto di più appunto su questa cavalleria alla quale aggiungono lo scudo. La cavalleria tarantina poi diventerà tipo gli zuavi, ovvero non sarà più la cavalleria di Taranto, ma la cavalleria armata alla Tarantina, che combatterà alla Tarantina e diventerà spesso e volentieri una quota degli eserciti ellenistici, il che semplicemente significa che ci sono queste truppe specializzate di giavellottisti a cavallo, chiamiamoli così, con uno scudo, che è un elemento in più che una cavalleria greca o italica di solito non ha. Ecco, rispetto a questo modello, i romani fanno totalmente in modo diverso, perché è una cavalleria che invece è da impatto, va a cercare lo scontro fisico diretto, perché è nella mentalità guerriera romana questo, perché il romano deve esprimere la virtus e il suo furor guerriero e deve farlo e necessariamente in quel modo, che sia un fanto che sia un cavaliere, e se è un cavaliere quindi è evidente che deve andare allo scontro diretto. Ora, poi non tutte le cavallerie italiche di quel periodo agiscono sempre e solo così. Questo probabilmente, anche qui prendendo per buono che la testimonianza sia vera, lo sappiamo dalla battaglia di Eraclea tra Pirro e Romani, in cui, ora non ricordo se Pirro o il generale che lui fa travestire con le sue armi, che lo sostituisce, viene caricato da uno dei cavalieri più importanti tra i soci. Quindi anche loro comunque hanno un ruolo che prevede anche la carica, lo scontro diretto, insomma. Ora, questa cosa poi, anche qui, che ti già fa una bellissima digressione in questo senso, la cavalleria romana va un po' in crisi con la seconda guerra punica. Allora, da una parte perché si trova ad affrontare cavallerie che sono estremamente più... Ecco, questo è un esempio lampante. E qui veniamo a, secondo me, uno degli episodi che ha creato il mito della fanteria montata romana. Allora, in sostanza i cavalieri annibalici sono mediamente molto più abili dei cavalieri romani, per quanto possano essere addestrati, ad essere professionisti, possono essere persone che non fanno praticamente altro anche loro. I romani non riescono a reggere contro una cavalleria che è esperta, sia come quella gallica che come quella numida, che pur anche loro combattendo in una maniera da cavalleria leggera sono comunque cavalieri formidabili. Ricordiamoci che sono i cavalieri numidi responsabili della morte di Marco Claudio Marcello alla spada di Roma, perché si fa prendere un'imboscata. Ecco, non sono in grado di reggere a questo tipo di cavallerie, che infatti saranno tra le cavallerie che in futuro diventeranno le truppe alleate e ausiliarie degli eserciti romani, tra l'altro. E come abbiamo visto prima, la cavalleria annibalica è l'elemento fondamentale della battaglia di manovra, che non dico che Annibale introduca, però insomma fa vedere ai romani che c'è un modo, un periodo più sofisticato di fare la guerra, probabilmente di muoversi sul campo, modo che insomma credo che cominciano ad apprendere abbastanza bene. Ora, qui si viene a scatenare con la battaglia di Cannae il mito della fanteria montata romana. Perché? Perché si dice esplicitamente che nello scontrarsi con i numidi, se non ricordo male, la cavalleria romana di quell'ala smonta appositamente per affrontarli meglio. Ora, la questione è che se il combattimento tra due cavallerie diventa statico, molto probabilmente a volte può essere più vantaggioso scendere da cavallo per combattere
formare magari anche una schiera più compatta o per motivi similari. Insomma, ricordiamoci anche qui, non ce l'abbiamo quasi mai presente, ma il fante sa combattere a piedi, ma non sa combattere a cavallo. Il cavaliere sa combattere a cavallo e sa combattere anche a piedi. Quindi, quando serve, questo lo vediamo tantissime volte nel corso della storia, che sia una fattoria montata che aveva quello sul ruolo, oppure che sia una cavalleria che smonta per combattere a piedi appositamente. I cavalieri spesso, se c'è bisogno nel momento tattico specifico, smontano per combattere. E probabilmente i cavalieri Paolo, perché siamo i suoi, adesso non ricordo in realtà quale dei due ali smonti, devo essere onesto, però smontano probabilmente perché in quel momento è più vantaggioso. Ora, poi, a parte andare in crisi anche perché si trova ad affrontare una cavalleria, delle cavallerie, appunto quella gallica, quella numida, quella illirica, che sono estremamente valenti sul campo di battaglia. C'è anche il fatto che si comincia a introdurre con Quinto Fabio Massimo la necessità di passare a tattiche che sono maggiormente di guerriglia e che quindi relegano la cavalleria romana dei ruoli che sono sostanzialmente quella cavalleria leggera, quindi appunto attacchi a sorpresa, razzie, ricognizioni, eccetera. E questo è chiaro che mandi profondamente in crisi la cavalleria cittadina aristocratica. E tra l'altro, poi col passare del tempo, appunto, venendo meno la necessità che ci sia un corpo di cavalleria cittadino perché ci si appoggia sempre di più a cavalieri esterni, porta al decadimento di una cavalleria romana propriamente detta, propriamente di cittadini, tant'è vero che man mano, nel giro di, alla fine, poco tempo, già sotto il Principato, la cavalleria legionaria è sostanzialmente scomparsa. Poi I se pochi. posso, c'è anche il discorso politico, cioè già col secondo secolo con i Gracchi si crea quella rottura fra il senatore, classe di senatori ottimati, i nuovi ricchi, se vogliamo i cavalieri, dove appunto per la legge, se non erro, del fratello di Tiberio, Gaio Gracco, prima i senatori venivano giudicati ai tribunali solo da senatori, poi con Gaio Gracco potevano essere giudicati da cavalieri, sì. I senatori potevano avere solo proprietà, non potevano dedicarsi alla politica delle province, invece i cavalieri questo possono farlo, questo porta al loro arricchimento. Comunque era una politica, non era uno Stato-nazione come lo intendiamo noi, cioè tu andavi a governare la provincia, sì, facevi le veci di Roma, ma avevi molti tuoi magheggioni, se vogliamo, per dire le tasse, non era un ufficiale di Roma che va a prendere le tasse, tu dagli appalti a dei privati che prendono le tasse, cioè immaginate dare gli appalti a dei privati, cosa non può venire fuori? Se pigliano più soldi, vabbè, ce li dividiamo tra di noi. Quindi per si crea anche questo, a mio avviso, interesse politico, cioè un aristocratico romano, perché devo andare a morire come cavaliere se posso farmi i soldi nella politica del grande impero romano? C'è cioè anche una cosa di interesse. E poi era sempre carente, come abbiamo visto, proprio dal punto di vista di numero. Essendo una città Roma, non può permettersi tutti questi grandi cavalieri, si chiedono sempre dagli alleati, dai soci, prima italici, poi pian piano saranno galli, poi saranno numidi, eccetera, eccetera. Sì, Scusami, che era. sono poi, no, tranquillo, perché come abbiamo detto anche prima, gli eserciti sono l'espressione della società che rappresentano e quindi non è un caso, non è un caso anche da un punto di vista sociale e politico che man mano la cavalleria romana vada, cioè i cittadini romani vadano man mano a sparire, molto probabilmente. E del resto però da questa politica di andare a prendere, cioè quando comincia a crearsi quello che non è ancora l'impero, ma è un impero nel senso di un'entità sovranazionale, chiamiamola sovrastatale, che prende sotto di sé varie culture, popoli, etnie, eccetera. Non è, insomma, non c'è da stupirsi se poi si comincia a reclutare appositamente, un po' appunto per quel soft power di cui parlavamo prima, quindi quello di integrare le elite locali nei propri eserciti, questo con Galli, per esempio, lo sappiamo benissimo che viene fatto. Mi sono un attimo perso il discorso, sì, e in sostanza poi si va molto quasi naturalmente a cercare la propria cavalleria in quelle cavallerie, in quei popoli che possono esprimere delle cavallerie specializzate di un certo tipo, finché poi non si giunge nel Principato all'istituzione della cavalleria ausiliaria vera e propria, che insomma va sempre bene o male, se possibile, ad accogliere da elementi specializzati o da quelle etnie che di solito
lo vedono a fornire cavalieri di un certo tipo. Non è un caso, per esempio, Tobi, ho visto prima l'ausilio Batavo. I Batavi, i Germani in generale, spesso possono fornire un'ottima cavalleria armata dai Romani, in questo caso, perché questo armamento romano in tutto e per tutto, o meglio, acquisito dai Romani pian piano, perché anche la lunga spada e la cotta di maglia, per quanto ormai quella da lungo tempo, sono acquisizioni galliche, così come la sella, eccetera. Però poi le cavallerie pesanti, cioè pesanti nel senso di ruolo, quindi che hanno modo di scontrarsi, mischia, vengono spesso mandate a Oriente, e noi troviamo invece sulla frontiera occidentale, quella del Reno, al Museo di Colonia ci sono tante stele in questo senso di cavalieri ausiliari, ce ne sono anche più di una che sono cavalieri dalla Siria, che sono arcieri a cavallo. Questo perché si cerca di andare a portare una specializzazione in un altro teatro di guerra dove sia più utile, proprio perché l'hai assente, e che quindi possa avere un maggiore impatto sull'eventuale nemico di turno. Però si comincia probabilmente a non esprimere più il soft power, appunto, come diciamo, quanto si comincia a essere parte di un'entità come l'esercito romano di questo periodo, che comincia a diventare per davvero un'entità professionista, professionale, cosa che prima, tutto sommato, non era. Si comincia a vedere con Gaio Mario, come ben sappiamo. Insomma, diciamo che si struttura, cioè qua si va oltre quel modello di grandi imperi, di grandi imperi multietnici che avevamo detto prima. Insomma, è una struttura ancora più complessa, ancora più sofisticata, credo, se vogliamo. Che poi, in contrapposizione, invece, a magari un modello come quello della Persia di quel periodo, che sarà quella partica, proprio la Sassanida, ancora di più, che esprime un modello che, tutto sommato, semplificherò, quindi spero di non scandalizzare nessuno, però un modello, tra virgolette, ideale, con tutte le semplificazioni assurde del caso, ma in cui appunto i cavalieri pesanti sono l'espressione della nobiltà dell'impero, che spesso hanno un seguito che è composto o da fanti o da, se ricordo bene, gli arcieri a cavallo. In questo però mi fermo, perché quindi si deve andare oltre a quello che conosco. La struttura degli eserciti sassanidi, no, e partici non mi è così nota, ci devo ancora studiare un po' su. La cosa, se posso, giusto due cose, parliamo un attimo di Carro, una grande disfatta di Roma data dalla cavalleria. Prima abbiamo detto, scusatemi, Cannae è una disfatta, se vogliamo, dalla superiorità tecnica della cavalleria di Annibale. Carro è un'altra grande sconfitta, sempre ad opera di una cavalleria. Due particolarità: i Parti sono questa società nomade che di fatto si è creata, se vogliamo, uno stato, ha preso quella parte dei Seleucidi. E combatte appunto prima con queste ondate di cavalleria in ordine non sparso, quindi classico attacco nomade, se vogliamo, con queste puntine raffica di colpi, di frecce. Le fonti, se non erro Plutarco, dice che ci sono anche dei continui rifornimenti di frecce che danno a questi cavalieri. Poi a un certo punto, quando il nemico è ben logoro, anche psicologico, tutto quanto, questo continuo, bene, i Parti danno un'evoluzione in più. C'è anche un continuo, un attacco di una cavalleria pesante che cerca anche di sfondare. Quindi i Parti fanno questa magia, sia cavalleria leggera di logoramento in ordine sparso, ma quando il bisogno di sfondare vanno con la cavalleria pesante, poi attaccano, vanno in ritirata, tornano gli arcieri. Bene, questo continuo logoramento è spinta, ecco. Questo, se vogliamo, in estrema analisi, è il modo un po' che fanno i Parti durante la battaglia di Carro. I Romani sono impreparati da tutto ciò. Molto interessante, a mio avviso, che il saggio di Petit-Jean porta, che è un po' un mito, che Carro, mamma mia, i Romani adesso non sappiamo più combattere, facciamoci la cavalleria più forte del mondo. In realtà, com'è che riescono a superare questo ostacolo, che all'inizio è un problema non da poco? Appunto, sia Crasso viene sconfitto, sia Marco Antonio ci prova in Armenia, viene sconfitto. Si vede come vengono mandati i contingenti sempre di truppe di arcieri, di frammorrieri, quindi che possono tenere la distanza di questi cavalieri. Quindi si cerca di disinnescare tutto ciò con appunto truppe che hanno una maggior gittata, anche gli stessi giavellotti. Poi, sempre il libro di Petit-Jean parla, se non erro, siamo nell'Alto Impero, si vede appunto la coordinazione, quindi qui sempre più a livello tattico, estremamente razionale,
e quindi l'esercito romano si adopera, prende questi insegnamenti, quindi una prima cavalleria sempre che fa schermaglia, una seconda che sta in seconda linea, che sia linea di difesa per gli arcieri, cioè una volta che hanno attaccato possono retrocedere in quella zona, la cavalleria pesante può andare avanti, ma non troppo per non essere circondata. La fanteria, che all'inizio del combattimento ha incassato i colpi, non si disperde, ma una prima linea di fanti è armata con le lance, quindi da poter reggere l'urto. Il secondo invece, il secondo file, terza e quarta, abbiamo gli arcieri, abbiamo gli archi. E quindi quando poi si sfonda, si vede che sempre i cavalieri ad arco hanno questo compito di schermare e di inseguire. Dietro c'è la cavalleria pesante pronta a intervenire per dare il colpo di grazia, però vediamo che poi avanza anche sempre la cavalleria, sempre per dare una sorta di difesa. Quindi a livello tattico si sfrutta le vari punti di forza. Ecco, se la cavalleria ha il fatto di mobilità, cavalleria d'arco, un fatto anche di sfondamento, di velocità, la cavalleria pesante, invece il grande pregio della fanteria, di una fanteria compatta, è quello di dominare il terreno. Una fanteria compatta può dominare il terreno, può essere, come dire, un punto di punto salvo, se vogliamo, casa base, chiamiamola così. Tornando a noi, si vede appunto come Roma, questo fronte orientale, è riuscita a contrastare questa minaccia, sia appunto con l'invio di contingenti di archi, di frombornieri, di uso anche di queste tattiche combinate, anche se vogliamo con zone di fatto anche fortificate. Se la zona del Reno, del Danubio, ovviamente è una difesa, almeno nell'Alto Impero, un po' più lineare, tra virgolette, con tutto il senno del poi, invece la zona orientale, se vogliamo, più una zona di profondità strategica. Ci sono varie piazzaforti, va bene, questi parti sono dei pazzi furiosi, facciamoli entrare, facciamoli sfogare, noi ce ne stiamo in queste piazze forti, bruciano pure quello che vogliono, tanto noi abbiamo un impero dove possiamo avere le risorse. Questo, se vogliamo, è la tattica che usano, che poi, se vogliamo, è poi la stessa che poi arriveremo poi nel tardo antico, e qua ti invio pienamente, dove si vede una differenza a livello proprio di dottrina strategica, se vogliamo. Se nel Reno, nel Danubio, l'idea era siamo tutti sul confine, cerchiamo di contenerli per quanto è possibile, ebbene, con le riforme dell'esercito che abbiamo nell'inizio del tardo antico, dal terzo al quarto secolo, cambia un po' l'idea, c'è una nuova necessità, la legione romana, non più quella manipolare, che anche lì è un fattore emblematico della classe di censo, la legione manipolare. Arriviamo poi alla legione di Mario, è un'altra cosa, la legione che arriva a Cesare in Gallia è una legione che va bene per l'offensiva, ma non va più bene per le sfide del terzo e del quarto secolo, quando appunto vediamo che i barbari che stanno nel Danubio, nel Reno, non sono gli stessi dei secoli precedenti, sono più organizzati, sono entità un po' più complesse, e vediamo che sono anche spinte nell'andare avanti perché hanno qualcuno alle loro spalle che, come dire, li dà una sorta di pepe. Quindi, se vuoi, introduciamo questo argomento, se ti va, si può aggiungere qualcosa del cambiamento di Roma nel tardo antico. Allora, guarda, riacchiappo solo un secondo la questione partica per un paio di note, perché allora, da una parte è anche vero quello che dicevi tu dall'altra, in realtà allora Carr è forse un caso un po' più, è un caso abbastanza unico in quel senso, perché i romani nel corso della storia, tutto sommato, non hanno mai avuto problemi eccessivamente problemi particolari con i parti, lo dimostra molto bene Vettidio Basso, per esempio, che sconfigge per ben tre volte di fila l'esercito partico, e tra l'altro sempre allo stesso modo, cioè si asserraglia su una posizione più alta, aspetta che i parti lo carichino e poi li massacra i cavalieri parti con la fanteria e con i frombolieri, come dicevi anche tu. Quindi in sostanza non si vede questo grande problema. Si comincia a subodorare qualche cosa nel secondo dopo Cristo, se ricordo bene, anche se è un autore solo che parla di questa cosa, in cui c'è l'autore Giulio Africano, che in pratica comincia a suggerire che, almeno secondo lui, le scariche di pila romane contro i catafratti partici non siano più molto efficaci, nel senso che secondo lui ne passano uno ogni 10, tipo. E poi che appunto i pila, magari usati come lance o le lance che sono usate sul fronte orientale, non sono abbastanza lunghe per andare contro la cavalleria partica. E questo comincia a essere un accenno curioso a quello che probabilmente sarà il futuro, almeno per i fanti, diciamo così. Anche se anche qui si deve aprire una bella parentesi.
Ora, quello che poi cominciavi a introdurre tu, visto che abbiamo anche già accennato la cavalleria ausiliaria, la nostra struttura dell'esercito, eccetera. L'esercito del Principato è tutto di frontiera, non c'è un esercito centrale, l'esercito è tutto sulle frontiere. Esclusa la guardia pretoriana, non c'è una forza centrale. Che E lì, se vogliamo, questo. fa più danni che altro, e colpi di Stato e tutto, cioè i pretoriani non Vabbè, sono proprio sta roba. quello è un altro discorso, però sì, insomma, diciamo come riserva centrale. Comunque c'è solo quella, insomma. E questo comincia poi a diventare un problema, specie in realtà sulla frontiera orientale non così tanto, ma sulla frontiera del Reno e del Danubio sì, è parecchio, e il primo segnale di crisi si vede con le guerre marcomanniche. Perché? Non è perché l'esercito romano, cioè non è perché i soldati romani non siano in grado di svolgere il loro lavoro, ma è l'esercito che è strutturato in un modo che non permette a loro di svolgerlo. Perché le grandi masse di popolazioni germaniche, oltre ai due grandi fiumi, adesso cominciano appunto per essere di peso sia politico che militare contro Roma, si cominciano ad adunare in queste entità, sovraentità, e proprio in questo periodo si comincia a vedere probabilmente le nascite di parecchi dei popoli che poi vedremo nel tardo antico, anche se alcuni sono già presenti, cioè già all'epoca di Teutoburgo, per dire. Esistevano i Vandali, ecco. Però ecco, abbiamo questi raggruppamenti di popoli che quando riescono a sfondare sul Limes, se riescono a penetrare in profondità, prima che vengano recuperati dalle truppe romane, ci vuole tanto tempo, troppo tempo. Con le guerre marcomanniche arrivano ad Aquileia, con il terzo secolo abbiamo situazioni estremamente più gravi, abbiamo delle incursioni estremamente in profondità dei Goti, dei Balcani, addirittura via mare verso l'Asia Minore. Arrivano quasi a saccheggiare il Peloponneso e l'Attica, insomma. Vengono probabilmente, anche se non sappiamo come va la battaglia, vengono probabilmente fermate le Termopili da una milizia che è raccolta lì, perché non c'è un esercito all'interno che possa contrastarli. Ed è il motivo per cui si cominciano ad avere alcune prime riforme in questo senso con Gallieno, l'imperatore Gallieno, che è un imperatore estremamente sottovalutato, secondo me in realtà è stato uno degli imperatori principali per tirare per i capelli l'impero e cercare di farlo sopravvivere, anche se poi cioè, lui ha dovuto fare il lavoro sporco, diciamo così, e poi il merito se lo sono probabilmente presi coloro che hanno potuto sfruttare e ampliare sulle sue prime riforme. Ecco, Gallieno è colui che introduce l'idea del comitatus, quindi di una forza mobile che sia a disposizione anche dell'imperatore, che sia a disposizione dell'imperatore, e lui ne crea una che sia estremamente mobile di cavalleria. Questo molto per semplificare, perché in realtà il discorso sarebbe più complesso. E, ecco, tra l'altro siamo in un periodo appunto. In Occidente, tra le incursioni più in profondità, nel terzo secolo ci sono quelle degli Alamanni, e proprio sotto Gallieno un'incursione degli Alamanni arriva indisturbata fino a Roma, e così in profondità credo che non fossero arrivati sì, dalle guerre puniche in sostanza, cioè fino in Italia avevano cimbri e teutoni, d'accordo, però fino a Roma credo che non fosse più arrivato nessuno, e a quanto sappiamo, c'è cioè pochissimo purtroppo. Soltanto il fatto di aver organizzato una milizia e di avere i pretoriani a Roma, che non è ancora murata perché le mura aureliane sono ancora da venire, c'è la vecchia cinta muraria, ma ormai le mura serviane sono una parte interna della Roma che doveva essere nel terzo secolo d.C. Soltanto i pretoriani e una milizia cittadina probabilmente improvvisata riescono a respingere gli Alamanni, che poi vengono presi d'assalto dal comitatus di Gallieno mentre questi rientrano e sono circa verso Milano, c'è una battaglia di Mediolanum nel 260 d.C. Ecco, questa prima riserva mobile all'interno delle frontiere, quindi non sulle frontiere, è il nucleo di quello che poi sarà l'esercito tardo antico, che si struttura nel modo che poi sappiamo, ovvero. In una prima fase abbiamo una parte degli Inghitani che sono truppe che devono governare, difendere solo i confini, e abbiamo le truppe comitatensi, ovvero il comitatus, anche se in realtà non è più il comitatus perché non sono più eserciti che accompagnano l'imperatore, non come primo ruolo, sono eserciti cosiddetti di manovra, almeno così si usa dire modernamente. Che sono distanza all'interno dell'impero, che quindi se la prima linea cade, la seconda all'interno può organizzarsi
e andarci a pensare, insomma, nel tardo antico, nel IV secolo, vediamo succedere più volte. Un esempio su tutti: battaglie di Argentoratum, in cui è un esercito comitatense, quindi di legioni comitatensi che va poi a scontrarsi con, sempre gliela mando tra l'altro. E qui poi penso ci torneremo su questa battaglia perché la cavalleria ha dei ruoli molto particolari. Ecco, poi a questo si aggiungerà con Teodosio dopo Adrianopoli, e qui ci dovremo tornare, anche qui per sfatare qualche mito tra le altre cose. Si arriverà ad avere un terzo livello, che è quello dell'esercito presentalis, che prima non esisteva, che è l'esercito appunto in presenza dell'imperatore, ovvero è quello veramente a sua disposizione diretta, che costituisce il terzo livello di difesa. Che a volte questa cosa funziona, a volte no, lo vedremo con Attila, perché Attila invece sostanzialmente non dico che smonti tutto questo modello, ma lo mette in seria crisi. Ecco. Poi in realtà una difesa su più livelli sarà la norma da lì fino all'età dei Comneni, meno male, forse un po' prima, però insomma il concetto è che fino all'undicesimo secolo poi l'esercito romano e romano orientale sarà strutturato su livelli di profondità diversi per gestire al meglio le minacce che di solito sfondano. Poi tutto questo la cavalleria cosa c'entra? La cavalleria c'entra che man mano, allora intanto sfatiamo anche il mito, perché spesso lo vedo ancora nominato, che gli eserciti antichi fossero composti principalmente da cavalieri. Non è possibile, uno perché ok, è un po' più tardo perché è datato in una parte alla fine del quarto, in un'altra all'inizio del quinto, la notizia è limitata, basta guardarla. Ci sono parecchie unità di limitanni sulla frontiera orientale che sono di cavalleria, questo sì, ma perché probabilmente hanno bisogno di potersi muovere molto. Ci sono unità di cavalieri, ovviamente sotto i magistri equitum delle unità comitatensi, però la maggior parte delle unità rimane sempre fanteria, come è normale che sia. Per quello che è un impero e per quello che è un'entità nazionale, chiamiamola così, un'entità sedentaria nazionale, è normale che la maggioranza dei soldati siano fanti. Infatti, è quello che è l'esercito tardo antico. È anche vero che si va ad avere un'iperspecializzazione delle cavallerie, questo è un termine che usa anche Petit Jean, che ho apprezzato molto. I romani cominciano a esprimere una cavalleria professionista che appunto è specializzata con magari delle piccole forze di tribanari, che sono già presenti tra l'altro dal III secolo, delle forze di cavalleria pesante, ci sono delle forze di arcieri a cavallo, ci sono delle forze di cavalleria leggera, sempre le genti dal Nord Africa, tra l'altro, continuano a mantenere più o meno questo ruolo, come si vede in alcuni mosaici, per esempio, e come si vede da alcune unità di uno dei magistri per l'Africa. Quindi comincia ad avere un'epoca in cui la cavalleria, allora, non è la parte preponderante degli eserciti, perché non lo può essere, ma non lo potrebbe, perché con il sesto settimo cambia ancora la questione. Però senz'altro acquisisce un peso maggiore, tant'è vero che anche sul campo di battaglia comincia ad avere un peso maggiore, per quanto appunto la fanteria resti sempre il nervo delle armate imperiali. Su questo insomma, non ci piove. Quindi direi che ecco, la cavalleria in questo caso è stato uno dei motori, tornando al III secolo, la cavalleria, quindi la necessità di avere delle forze all'inizio mobili che si potessero muovere all'interno dei confini, che fossero già all'interno dei confini, che si potessero muovere molto velocemente. La cavalleria è stata uno dei motori per il cambio di passo che porta agli eserciti tardoantichi e all'esercito romano tardoantico, preso nel suo complesso come cambio anche di uso strategico. Questo dovrebbe fare una sintesi molto estrema. Sei stato chiarissimo. Qui non so, parlando appunto di Andrianopoli, parlare un attimo di questo mito, diciamo, è punto fondamentale. Di fatto il Medioevo è iniziato con Andrianopoli, c'è cioè l'uso della cavalleria, l'uso, se non erro, c'erano anche Unni, erano anche presenti, sono quelli che di fatto hanno portato alla sconfitta, sono arrivati da dietro, nessuno li aveva mai visti, cioè aveva piovuto, sono passati vicino a un fiume, quindi non si creava la polvere, cioè questi sono sbucati alle spalle, se non erro, non vorrei dire una cavolata, e di fatto hanno travolto l'esercito. Ma allora sì,
La questione è questa, in realtà è che qui se uno la vuole vedere come il confronto tra la cavalleria germanica, quindi da inizio alla preponderanza della cavalleria contro la fanteria romana, sì, uno può vedere questa cosa, peccato che non è decisamente quello che è successo ad Adrianopoli, che in realtà è un disastro militare da un sacco di punti di vista, che penso che neanche, una volta avviata, credo che neanche uno bravo come Napoleone l'avrebbe risolta, credo. Questo perché? Perché in realtà, appunto, lì si vede molto bene in realtà nella cartina. I romani hanno una buona forza di cavalleria pesante. Giusto per fare una sintesi senza fare tutto il retroscena, quando i romani arrivano e sono di fronte al Carrago, stanno andando avanti delle trattative, che siano vere o finte, per guadagnare tempo non si sa. Per cercare di fare cioè per cercare un accordo, almeno così pare. Ecco, e la questione che è agosto, fa caldissimo, i romani sono schierati in armi, anche se probabilmente rilassati, in parte seduti, possiamo immaginare, cioè, ci si poteva togliere le lene, queste cose. Molto accaldati e assetati, c'è una tensione terribile. La cavalleria romana, almeno una delle due ali, comincia ad andare a stuzzicare i goti perché la tensione è altissima. Quindi in realtà la cavalleria romana è quella che fa scatenare la battaglia, perché dalle parole si passa alle mani, dalle mani alle armi e dalle armi si passa a un disastro generalizzato, perché la questione è anche questa: la battaglia si scatena senza che nessuno l'abbia cominciata, senza che nessuno l'abbia ordinata. È un caos totale, tutte le unità romane sostanzialmente si comportano in modo tutto scoordinato l'uno dall'altro. Una E rissa. tanto non è tanto quello, è tanto il fatto che non c'è un piano di battaglia coordinato e Certo. la battaglia scoppia, appunto, questa. Ma tant'è vero che, infatti, ecco, parlando prima della coordinazione delle armi sul campo di battaglia, la cavalleria romana è infatti l'unico pezzo dell'esercito romano da Adrianopoli che sfonda talmente in profondità che arriva al Carrago. La fanteria non ci arriva, è costretta dalla fanteria gotica, probabilmente. La cavalleria romana sfonda, arriva al Carrago, ma ci arriva da sola, non è coordinata con la fanteria e quindi è costretta poi a ritirarsi. In parte scappa in questo caso e non c'è una riserva come la battaglia dei Salici da mandare dentro al momento opportuno. La battaglia dei Salici, anno precedente, sempre contro gli stessi goti, battaglia che non porta nulla di fatto, sanguinosissima, che però i romani in inferiorità numerica riescono a sostenere molto bene contro i goti. E qui appunto altro errore fatale e fondamentale che nessuno, almeno da quanto ne sappiamo, era andato in ricognizione per trovare la cavalleria avversaria, che appunto era composta da Goti, Alani, Unni, che infatti arriva totalmente di sorpresa e prende su un fianco l'esercito romano, e in quel caso non c'era più niente da fare. Poi la cavalleria appunto scappa, la cavalleria romana, quella rimasta, ai cavalli quando era servita prima, e i fanti sono poi schiacciati da fanti goti e dalla cavalleria avversaria. E quindi non c'è una predominanza della cavalleria perché la cavalleria, c'è una predominanza della cavalleria perché i romani si sono comportati sfortunatamente a livello di comandi in modo pessimo ad Adrianopoli. Il concetto è questo qui: per quanto i romani si siano comportati i soldati in maniera estremamente clamorosa, questo non ha contribuito purtroppo alle mancanze dall'alto, insomma. La questione vera è questa, non è un cambio di paradigma. Uno dei cambi, e questo dobbiamo dire probabilmente, perché in realtà questo lo fa notare molto bene il professor Gastone Breccia nello Studio di Cristo, libro fantastico, quindi consiglio. Noi Come si purtroppo chiama, non scusa? abbiamo lo Studio di Cristo, Ok. che praticamente studia l'evoluzione dell'esercito romano orientale da Teodosio, anzi da poco prima di Teodosio, fino al X secolo. Ecco, noi abbiamo la grande sfortuna che non abbiamo assolutamente dati tra il periodo di Teodosio, quindi subito dopo Adrianopoli, e Giustiniano. In sostanza c'è un buco nero in cui non sappiamo come l'esercito romano si evolve. Abbiamo un risultato prima e abbiamo un esercito poi dopo. Ed è un esercito, quello del VI-VII secolo giustinianeo, in cui il soldato romano per antonomasia è un cavaliere, ed è un cavaliere sommo della steppa, tra l'altro anche più versatile, perché è un cavaliere che combatte sia con arco e frecce
che con lancia, spada e scudo. E visto che parlavi di Omero prima, Procopio di Cesarea, per il primo libro della storia delle guerre, Procopio di Cesarea, il grande storico del periodo di Giustiniano, delle guerre di Giustiniano, apre il primo libro della storia delle guerre proprio con la descrizione e la difesa, se vogliamo, la difesa d'avvocato, di quelli che sono i nuovi soldati romani, che sono sì arcieri, ma non sono gli arcieri di Omero che contrapposti all'oplita, nel senso di Fante Pesante, non all'oplita del V avanti Cristo, di cui dei portatori di scudo si nascondono dietro anche lastre tombali, cose del genere, per tirare con l'arco, ed è un arco debole perché e loro tengono solo fino al petto queste cose qua. No, noi abbiamo dei cavalieri, praticamente lo dice così, noi abbiamo degli arcieri fighissimi che combattono a cavallo. Il cavallo anche in parte corazzato, questi cavalieri sono corazzati dalla testa ai piedi, hanno anche uno scudo, questa parte non si capisce bene, hanno uno scudo che deve essere qui sulla spalla o qui a protezione del collo, però è imbracciato in qualche modo, e tirano con questi archi che in un passo successivo noi troviamo che sono archi molto più potenti, per esempio di quelli persiani. C'è una descrizione di una battaglia molto molto bella in quel caso, in cui descrive che i persiani tirano i sasani, tirano moltissime frecce, questo lo dice anche lo strategico qualche decennio più tardi, tirano molte frecce ma con archi forse più deboli e tirano molto in velocità, quindi secondo loro le frecce arrivano un po' più smorte e senza troppa efficacia, insomma. Mentre invece l'arciere romano, inteso sempre come l'arciere a cavallo in questo caso, è sì più lento, ma perché ha un arco più potente, che è anche più duro, tende secondo lui fino all'orecchio, no? Tende quindi più che può, ogni volta che poi scaglia la freccia in qualche modo sfonda una corazza. Quindi abbiamo un arciere che è molto ben diverso, appunto, visto che probabilmente in qualche ambiente dotto, letterato, si sarà detto che ma come noi abbiamo questi arcieri, che schifo, lui ha fatto questa apologia anche per difendere il nuovo soldato romano, diciamo così. Ecco, la questione, fatta questa digressione qui, è che noi non sappiamo esattamente quello che succede in mezzo, se non che arrivano gli unni. Questa è l'unica cosa che sappiamo. Ed è purtroppo l'unica cosa che sappiamo, perché in realtà noi non abbiamo idea se sia stato veramente l'apporto unno, anche se quasi certamente sì, a fare questa differenza. Perché quando gli unni arrivano nel V secolo, quindi l'esercito romano si è un po' ripreso nonostante i disastri anche qui degli inizi del V secolo, eccetera, che però non hanno a che fare con il nostro discorso di cavalleria. Noi, per esempio, non abbiamo una descrizione di una delle battaglie probabilmente più importanti di quelle combattute da Attila, che è la battaglia del fiume Utus del 447. Abbiamo 2 o 3 righe in croce che ci dicono solo che Attila arriva sul fiume Utus, combatte con il Magister Militum o Utusque Militia, non mi ricordo, Annesiscro, mi pare che sia, che ci rimane secco combattendo. Questo è tutto quello che sappiamo. E sappiamo poi che l'esercito di Attila avanza e probabilmente sconfigge anche l'esercito Presentalis dell'imperatore, se non tutti e due, perché ovviamente ce ne sono due gli eserciti in presenza. Questo è tutto quello che sappiamo e non sappiamo come lo sconfiggere. Noi abbiamo questa immagine dei cavalieri unni e tutto quanto, e in alcune fonti classiche abbiamo la descrizione degli unni appunto come cavalieri con un armamento simile a quello che sarà quello degli avari, quindi combattono con arco e frecce, soprattutto le descrizioni che abbiamo al Cernito in questo senso, quindi combattono con arco e frecce, hanno probabilmente legacci e quello che sarebbe una specie di lazzo, se vogliamo chiamarlo così, vivono a cavallo appunto perché la società della steppa, eccetera. È chiaro che appunto, avendo nel frattempo anche inglobato gli unni, una grande fetta di popolazioni, per esempio germaniche, mettono in campo anche delle discrete quote di fanteria, per esempio. Però, se vogliamo, probabilmente quello che comincia a fare la differenza è il fatto che è la quota di cavalieri propriamente unni o comunque sia delle steppe che loro riescono a mettere in campo e le loro tattiche, perché altrimenti io credo che non si spieghi molto bene il perché si passi ad avere come paradigma del soldato proprio il cavaliere. E questo vale non solo per i romani, romani d'Oriente, chiamiamoli come vogliamo, che portano a sublimare questa cosa a livelli appunto estremamente alti e professionali,
ma è il paradigma che cerca di seguire anche gli altri popoli, che cercano di mettere in campo quote di cavalieri, per quanto non così esperti, per quanto nella maggior parte dei casi non cavalieri a cavallo, cerca di mettere in campo quote di cavalleria sempre più alte. Si vede dal fatto che, per esempio, le due grandi battaglie della guerra vandalica, quindi al Decimum Itricamarum, o Tricamerum, che si voglia, sono sostanzialmente due battaglie di cavalleria e basta. La quota di cavalli, di fanteria che c'è viene lasciata addirittura indietro. E così come vediamo anche nell'esercito goto, che ci sono quote di cavalieri, ostrogoto, ci sono quote di cavalieri molto importanti. La battaglia di Terzigna del 553, facendo un balzo in avanti, si cerca di risolvere solo con un attacco di cavalleria, cioè almeno questo è quello che sappiamo da Procopio, che in quel caso purtroppo non c'era e quindi probabilmente si è basato sul racconto altrui, probabilmente manca qualche fase dello scontro. Però sappiamo, per esempio, questo da Procopio, quando a Roma c'era, che gli Ostrogoti non riescono a resistere ai bucciadai di Belisario quando fanno le loro sortite, perché non hanno arcieri a cavallo da contrapporre ai bucellari, appunto, che tra l'altro non solo sono ipotoxotae, quindi arcieri a cavallo, ma sono la crema di questo tipo di truppe, sono quelli veramente più bravi, più coraggiosi, più addestrati. Quindi ecco, il tardo antico in questo senso, come dice anche Petit-Jean, vede un'età d'oro della cavalleria, però la parte probabilmente finale, prima è sì un elemento importante, tornando un attimo al quarto, diventa un elemento molto più importante di prima, però sempre una componente che non va a discapito dei corpi di fanteria, insomma, che invece nel sesto-settimo, in quella cornice temporale precisa, sono comunque una parte molto grossa degli eserciti dell'epoca, ma sono messi un po' in secondo piano proprio dal punto di vista tattico sul campo di battaglia. Spesso si cercava quell'ingaggio solo per la cavalleria. Petit-Jean, cioè, dà un quadro molto suggestivo, a mio avviso, VI, VII secolo, appunto, la fanteria per le piazze forti, per le città, poi fuori la terra di nessuno dove ci sono questi cavalieri che possono arrivare in modo inaspettato e tutto, e si scontrano, anche appunto un esercito di fanteria è in difficoltà a girarsi, cioè si spostano da questi vari piazze forti sempre per stare in casa base, ecco, da questo quadro, cioè la città, Fanti, fuori terra di nessuno, dove si è un po' vittima di questi cacciatori, tra virgolette, questi predatori cavalieri. Diciamo che dipende, se si parla di appunto questa guerra, questo tipo di guerra endemica sempre presente, quindi anche piccoli scontri, eccetera. Sì, il cavaliere la fa da padrone. L'assedio di Roma, la parte del leone la fanno i bucellari che fanno le sortite. L'unica volta che l'esercito, secondo Procopio, perché è l'esercito che insiste, Belisario si fa convincere, magari Belisario si è sbagliato quella volta, però comunque quando escono da Roma e si schierano contro i Goti, che tra l'altro sono un numero estremamente più grande, il povero Belisario non è finito così male, quantomeno, in realtà, però ecco, viene sconfitto in campo aperto. Anche perché della fanteria, a quanto pare. Però la fanteria in realtà riesce anche a esprimersi con atti di valore e professionalità molto, molto, molto alti. Spesso ne è un esempio contro la cavalleria gotica: un piccolo contingente di 50 fanti che Narsete, nella fase preliminare della battaglia di Tagina, appunto, manda sopra un'altura sul fianco sinistro del suo esercito. Ci rimanda di notte perché tutti e due gli schieramenti si sono accorti che è un'altura fondamentale da controllare. Ci manda questi solo, questi sono solo 50, tolti da 2000 cavalieri, vede i fanti, e gli manda una prima squadra, chiamiamola così. Non sappiamo la divisione dell'esercito ostrogoto, se è simile a quella romana, sappiamo che quindi vuol dire tra i 200 e i 500 cavalieri, e non li smuovono da lì, li caricano due o tre volte, non ce la fanno. Man mano manda avanti anche altre squadre di cavalleria finché probabilmente non la manda dentro tutta a più ondate, ma questi 50 che sono sia pesanti che leggeri, quindi sono anche misti, non si smuovono da lì. Quindi la fanteria è perfettamente in grado di svolgere il suo lavoro anche in inferiorità numerica, tra l'altro, come dicevi anche tu, la fanteria quando c'è controllo del terreno. E proprio poi nelle descrizioni di Procopio a volte abbiamo esempi di cavalieri che smontano per combattere a piedi in situazioni abbastanza tragiche, insomma, o comunque in cui c'è bisogno di fare una resistenza di qualche tipo. La cavalleria è in grado di farlo, se serve. Perfetto, Poi,
Dica. Guarda, solo come nota, Belisario, poverino, non finisce accecato come si vede lì, ma che è vabbè, grande leggenda vulgata dell'obolo di Belisario. In realtà Belisario, da quello che sappiamo, ormai molto anziano, viene richiamato per un'ultima volta per salvare Costantinopoli in battaglia di Chettos del 559 contro gli Unni Cutriguri, solo che visto che Giustiniano nel frattempo sta magheggiando a livello diplomatico. Di fatto poteva anche non mandarla a combattere, però in situazione disperata ci riesce e vince. Problema che Belisario viene accusato poi, come al solito, come è già successo, di voler avere più poteri di quello che ha, di voler prendere la porpora, eccetera. Quindi viene processato, viene all'inizio condannato e gli vengono confiscati i suoi beni, però poi infine gli vengono ridati. Quindi probabilmente molto, molto arrabbiato e amareggiato, probabilmente, però insomma. Conclude la sua vecchiaia abbastanza tranquillo, se vogliamo, nonostante questo ultimo processo. Non ho ancora capito da dove venga la leggenda dell'ovolo di Belisario accecato. Questa non ho mai capito del Perdonami, sono amante del neoclassicismo, dovevo mettere David parlando di ci sta tardo sempre. antico di Belisario. Volevo farti una domanda, anzi ce lo propone il salotto di Storia Antica Live, notizie sulla plumbata. Dipende che notizie, perché l'argomento non dico che può essere vasto perché non è così vasto parlare di plumbata, però dipende cosa si vuole sapere, insomma, per non fare un discorso troppo generale, ecco. Perché non lo sapesse, la plumbata ne avrei anche una, ma dovrei andarla a prendere. Se vuoi mi allontano pure un attimo, Se però vuoi sì, non c'è, per avere una plumbata, perché no? guarda, ve la faccio vedere, ci metto un attimo. Vai. Eccola qua, gentilmente fornita da Resbellica. Questo è un tipo molto piccolo, in realtà. Sostanzialmente questo che è un dardo che viene introdotto nella tarda antichità, e da quanto ne sappiamo sopravvive tra il IV e il VII secolo. I reperti sono principalmente del IV, ed è appunto costituita dalla questo peso in piombo, da qui il nome, perché l'altro suo nome è Marzio Barbulo o Macchio Barbulo, cioè i peli della barba di Marte. Una punta barbigliata metallica e appunto quest'asta di legno che può essere più o meno lunga, a volte ci sono anche dei modelli più lunghi, eccetera. Ecco, ho visto la specifica della domanda. Ecco, quello che sappiamo è che veniva usata la fanteria, sia leggera che pesante, almeno secondo Vegezio i fanti pesanti dovevano averne 5 nello scudo, lui dice nella parte interna, cosa voglia dire non si sa, potrebbero anche essere state infilate in una specie di cartucciera nello scudo, cosa che abbiamo anche provato a testare. Altrimenti lo strategico prevede una sacca tracolla dentro cui sono le piombate. E queste svolgono, le parole di Vegezio sono un sostitutivo per la fanteria pesante delle frecce degli arcieri. Questo perché? Perché tirate bene, questo anche da test che sono stati fatti sperimentali, perché tirate bene e tirate, insomma, e con un peso di un certo, quelli più pesanti mi sembra, quelle un po' più pesanti riescono ad aggiungere con un tiro a mano, che è probabilmente fatto questa maniera qui. Quindi si prendeva piombata e poi si rilascia quando è qui in alto e questa va. E arriva fino agli 80 metri, la prova che sono state fatte, senza bisogno di propulsori, senza bisogno di nulla, senza bisogno, sono state fatte anche prove con una specie di frongola, credo. Insomma, la questione è che tirate a mano, queste fanno tra i 40 e gli 80 metri, a seconda del modello e del tiratore. Non so se si sa tirare, io non lo so tirare e quindi ne faccio molti meno, per esempio. Ora, la questione è Praticamente, venuta. se posso, scusa, è un moschetto dell'età di Aspetta. Napoleone, 40-80 metri. Non conosco bene la gittata Sì, ma sì, che io del. sappia, non so se c'è Zacchi in linea, che io sappia, idealmente 100 metri, poi secondo del vento e tutto, agli 80 arriva. Quindi interessante come.
Ecco, questo diciamo che 80 è proprio la gittata massima che Sì. si riesce a fare. E per rispondere a Eugenio, non leggo il nome Camporato, scusa, sono un po' come. Per rispondere a Eugenio, no, le tiravano a mano. Tiravano a mano. Sono delle Tant'è grandi vero. freccette. Esatto, sono sostanzialmente. È una freccetta e non è in sostituzione del pilum o del giavellotto pesante. Attenzione, la fanteriata dell'antica ha ancora giavellotti pesanti, sono gli spicula, lo spiculum. Che è un giavellotto a manicotto che ha una testa barbigliata, anche quello più grande di questa, e che può essere usato all'uso anche come lancia da urto. Altra arma che è utilizzata dai fanti tardo antichi. Ecco, la questione è che no, veniva usata contro chi si avvicinava per rispondere al salotto della storia antica, veniva usata contro chi si avvicinava, non necessariamente solo contro i cavalieri. È un'arma che però. Insomma, visto anche il peso, ha un potere di penetrazione, visto il peso di un piombo, un potere di penetrazione abbastanza notevole, e in più serve anche a disfare le fila di chi si sta avvicinando prima dell'impatto, in modo tale che non arrivi nel modo più compatto possibile. In questo caso, poi, i romani continuano, i romani d'Oriente, almeno per un paio di secoli, almeno nella trattatistica, ad avere un ruolo simile. Un altro strumento che è il Solenarion, che è un correttore dal lungo cosiddetto, ovvero i romani hanno delle frecce vere e proprie, però senza il piombo, che sono grandi così, e da Leone Sesto Saggio sono chiamate le mosche, se ricordo bene, e hanno una canna, probabilmente è una specie, si può fare semplicemente con una canna di bambù tagliata a metà in sostanza. I romani forse usavano un sistema un po' più complesso, non sappiamo, comunque il senso è quello, che permetteva di tenere questa freccetta dentro, insomma, quando si va a tenere con l'arco, permette che questa freccetta resti qua, incoccata, questa viene scagliata, è uno strumento che viene ancora oggi usato nell'arceria coreana e nell'arceria turca. E arriva nell'arceria coreana il record per questo tipo di tiri, di lance di stato quasi 1000 metri. Queste freccette arrivano a diverse centinaia di metri. Non si suppone che ci arrivino con un effetto mortale, ma senz'altro molto fastidioso. Ora, è un parallelo un po' azzardato fare queste mosche con la piombata, però il senso è abbastanza simile. Per quanto la piombata è lanciata più vicino, però come dice Degezio, viene lanciata prima che il nemico arrivi a contatto anche dei giavellotti. Quindi sostanzialmente si continua con la tattica romana di sempre, di ti lancio addosso tutto quello che ho, poi o mi vieni addosso tu o ti carico io. Visto che usualmente in epoca più antica sono i romani ad andare a menare le mani, mentre invece in epoca tardo antica la fanteria sì, spesso va all'attacco, però comincia ad avere un ruolo più statico. Comincia a essere più forse appuntista, questo anche ad Argentoratum si vede questo, per esempio. Ed è anche curioso che la cavalleria ha pian piano un maggior ruolo, quindi la fanteria è fissa nel terreno e la cavalleria si muove per poter coordinarsi meglio e toccare quei punti. Ma del resto anche l'Argentoratum stesso, dove tra l'altro Ammiano Marcellino chiama senza distinzione catafratti, clibanari, no, catafratti, quindi. Non si sa bene no, in effetti no, grazie Zac, questo fa 80 metri al massimo, effettivamente. La Grazie sua massima Zac. gittata sperimentata è 80 metri. Questo potete andare a verificare sul sito di comitatus.net, che è un gruppo di evocazione, di ricerca, anche sul tardo antico e anche sulla cavalleria antica, tra l'altro, cosa non me lo ricordavo più. Quindi ecco, se volete vedere qualche cosa anche in questo senso, sono tra i numeri 1 in Europa. Ecco, ad Argentoratum, in sostanza la cavalleria romana non si comporta benissimo, perché a un certo punto, vedendo ferito il comandante, comincia a ritirarsi ad andarsene, e soltanto l'intervento di alcuni ufficiali di Giuliano, il filosofo in persona, la riporta nei ranghi. Peccato che poi la debba punire, però probabilmente non potendo fare a meno di uomini, perché di solito la pena per chi si ritirava dal campo, quindi per vigliaccheria, era la morte. Non potendo fare così, decide una cosa un po' più lieve, ovvero li fa vestire da donna e li fa andare per in giro per l'accampamento, sostenendo che probabilmente per loro sarà più che sufficiente per il giorno della morte, una cosa del genere.
In un altro caso invece un'unità di cavalleria in Persia, questa un'unità di cavalleria sempre giuliana che si era comportata probabilmente male, sostanzialmente sappiamo che viene fatta marciare a piedi senza insegne e con le lance spezzate, il che significa che probabilmente poi quell'unità viene sciolta. C'è una domanda. Aspetta, scusami. Zaga ci ringrazia per queste No, grazie a te. informazioni. Una domanda di Eugenio. Aspetta, ho sbagliato. Ah sì, scusatemi, sono un po' imbranato. Se vuoi rispondere prima a te, vuoi che rispondo prima io? Se vuoi provo io perché ne ho scritto non tanto tempo fa Vai. di Nippur, allora, Asankur come preferite, insomma. Allora, la risposta è no, molto banalmente perché, cioè, c'è un lungo periodo in cui la cavalleria declina contro le fanterie, ma è a partire, secondo me, dalla fine del XV e soprattutto nel XVI secolo, in cui si ha questo grande revival tra gli svizzeri, i tedeschi, i lanzichenecchi e particolarmente poi gli spagnoli dei grandi corpi di fanteria armati di arma in asta, specialmente piccalabarda. In quel caso si comincia ad avere veramente un declino, in un certo senso, con l'arma da fuoco, per quanto la cavalleria, come si vedrà anche in epoca napoleonica, ha dei ruoli ancora estremamente importanti da giocare. Anzi, ora, la questione è che non si può definire Agincourt come una fine in questo senso, come un predominio della fanteria, per il semplice fatto che in realtà è giocata per la maggior parte da gente a piedi, Agincourt, i cavalieri sono pochissimi, non i cavalieri. Gli uomini armati a cavallo sono pochissimi perché allora, l'esercito francese, il centro, i francesi ok, sono molto baldanzosi e si aspettano di vincere, però non sono scemi. E quindi cosa fanno? Nella maggior parte sono quasi tutti i grandi cavalieri, i grandi nobili di Francia, specialmente la prima battaglia. L'esercito medievale si divide in battaglie, di solito tre, l'avanguardia, il centro, la retroguardia. Ecco, la prima battaglia, che è quella che avrà poi l'onore di andare a scontrare per prima con gli inglesi, che i francesi sanno perfettamente che sono in gran parte appiedati in questo caso, anche in questo caso sono i cavalieri che sono appiedati tra le altre cose, vanno a piedi. Il grande campo di battaglia fangoso di Agincourt viene attraversato a piedi per la maggior parte dai grandi signori francesi. Ricordiamo, l'ho detto prima, e in particolar modo la cavalleria medievale. Chi combatte a cavallo sa combattere anche a piedi. E il combattimento in armatura pesante a piedi è perfettamente previsto nelle prassi della guerra tardo-medievale. Quelli che sono a cavallo su due ali e che non riescono a fare quasi niente, per motivi vari, sono i valletti armati, sono i paggi e i valletti armati, che non vuol dire che sono dei ragazzini, eccetera. Semplicemente sono degli accompagnatori anche armati dei signori e anche dello scudiero, tra le altre cose. Quelli che sono a cavallo sulle ali dello schieramento francese da Agincourt sono coloro che avrebbero il compito appunto di andare a prendere gli arcieri, che in realtà sono schierati un po' su tutta la linea inglese, se ricordo bene, nei loro cunei. Però da una parte c'è il fango che impedisce a questi combattenti a cavallo di poter poi esprimere una carica. Gli inglesi si ritirano dietro i loro pali, e qui che sono stretti abbastanza da far passare un uomo, ma non i cavalli, quindi i cavalli si devono fermare. E tra l'altro, da quello che sappiamo, soltanto un cavallo muore infilzato da questi pali, gli altri no, perché non arrivano a una velocità e senza un controllo tale da potersi fermare. Quindi solo un cavallo rimane ucciso per questo motivo. Quindi in realtà la cavalleria, purtroppo anche per i francesi, ha un ruolo completamente secondario ad Agincourt. Abbiamo questa immagine molto romantica di cavalieri francesi che caricano al centro del campo, ricoperto di fango, nella battaglia di Agincourt. In realtà il grosso lo fanno truppe a piedi. Cioè, per dire, anche il comandante in capo dell'esercito francese, il maresciallo di Francia, Boucicault, è a piedi, combatte nella prima battaglia, nella prima schiera e poi viene catturato. Durante lo scontro, peraltro, non rivedrà mai più la Francia perché morirà prigioniero per quanto adorato a Londra. Però ecco, quindi in sostanza no, così come non si può dire la fine della cavalleria, cioè non si può dire della fine della cavalleria neanche la battaglia di Pavia, se vogliamo prendere un'altra famosa del 1525, per quanto lì si ha una prevalenza netta della fanteria imperiale del Sacro Romano Impero.
quindi spagnola e tedesca, contro i cavalieri francesi, che appunto, sempre francesi, dalla cavalleria hanno sempre fatto il loro fiore all'occhiello, insomma, e continueranno a farlo perché nelle guerre d'Italia comunque si abbiamo fior di cavalieri, del Baiardo, per esempio, che sono signori combattenti. A livello tattico, senz'altro uno dei punti più bassi, credo che si possa definire 600, quasi certamente sì. Comunque, ripeto, la cavalleria ha sempre il suo modo di essere anche nei conflitti successivi, si vede anche l'epoca napoleonica, e avrà dei ruoli tattici ancora diversi, certamente, però ancora importanti anche durante le due guerre mondiali. Quando sono stati da fuori la carica di Sbushensky, perché è stata abbastanza un caso unico che raro in questo caso. Anche se la cavalleria italiana si è guadagnata le ultime due cariche della storia, con Sbushensky e non mi ricordo come si chiama l'altra battaglia, però di Jugoslavia. Però ecco, ricordiamoci anche che sia usati per la logistica che dai militari, durante le due guerre mondiali muoiono milioni di cavalli usati dall'esercito, quindi il cavallo, magari la cavalleria come prima no, ma il cavallo è ancora utilizzato prima da loro, poi senza andare a toccare gli esempi che sono un po' estremi, come quello della missione in Afghanistan che ha raccontato nel libro War Soldiers, però qui stiamo andando un po' fino all'altro ieri, insomma. Se posso dare una mia breve risposta a questa domanda, innanzitutto ci può utile come risposta avere il concetto di inizio come abbiamo aperto questa live, cioè che cosa serve la cavalleria a livello tattico, quindi sfondamento, ricognizione, avanguardia, attacco alla retroguardia nemica e questa grande arma, questa carta della mobilità. Quindi questa è la cavalleria. Poiché appunto nel corso della storia, appunto, la guerra militare, la storia militare cambia a seconda anche delle tecnologie che vengono a fare. Quindi all'inizio un'arma funziona, poi il bello della storia militare è che si vede anche l'uomo si è sempre ingegnato per trovare un metodo per accoppare il suo prossimo. Non so, a mani nude, io prendo una pietra, te la tiro, prendo un bastone che è meglio, a me mi faccio un elmo in rame, ma io mi faccio un bastone in bronzo, così te lo rompo. E così la storia dell'uomo andiamo avanti fino adesso. Abbiamo trovato i droni, dove effettivamente siamo in un ufficio, mandiamo il drone e gli altri saltano in aria. Questa è la grande creatività, dell'uomo che si esprime da sempre nell'arte della guerra, che a mio avviso è estremamente macabro, ma estremamente affascinante. Quindi un po' questa è l'evoluzione sempre dell'arte militare. E quindi tutto ciò per dire che è periodico, c'è un periodo in cui la cavalleria è il suo massimo, poi dall'altra parte i genti dicono, beh, non mi va tanto di farmi caricare, sai che c'è? Prendiamo un grande bastone, te lo mettiamo davanti e vediamo che magari la cavalleria per il suo, la faccio estrema analisi, molto semplice, e vediamo che va avanti. Però quello che noi conta essenzialmente, vediamo la sua funzione tattica a livello del terreno. Tutto questo discorso, se vogliamo, su e giù, arriva fino, se vogliamo, anche alla guerra napoleonica, dove di fatto ancora la cavalleria è una delle carte vincenti anche lì. Non puoi vincere con un esercito solo di cavalleria, perché i fanti sono, se lo sanno, sanno affrontare, ma se sai sfruttare l'occasione giusta, unendo le tre armi, se vogliamo, nell'età napoleonica, fanteria, artiglieria e cavalleria, puoi, come dire, mischiando queste carte, avere il tuo meglio. Anche lì vediamo, a mio avviso, inizia a perdere di fatto quando l'arma da fuoco diventa effettivamente più efficace, quindi la fanteria ha un ruolo maggiore, quindi arriviamo, se vogliamo, alla guerra civile americana, dove abbiamo, non ci sono più moschette a canna liscia, ma a canna rigata, si riesce a sparare a 500 metri e accoppare un uomo serio, veramente, non come appunto l'età napoleonica, dove sì, 280 c'era proprio questo range. Quindi anche lì la cavalleria ha un altro ruolo, però c'è sempre la cavalleria leggera, che di fatto sono fanti che stanno a cavallo. Pensiamo alla battaglia di Gettysburg, che è anche importante il fatto che all'inizio di questa battaglia, che dura 3 giorni, questa cavalleria dell'Unione, del Nord, riesce ad acquistare per la sua mobilità una posizione estremamente strategica, che è sopra della collina, e sarà di fatto una delle carte vincenti, quella posizione che permetterà ai nordisti di vincere. Però è sempre una cavalleria leggera, appunto, fanti che stanno sopra i cavalli, però che si riescono a spostare, quindi usano questa grande carta vincente che è la cavalleria, che è la mobilità. Tutto ciò, a mio avviso, inizia a essere la fine della cavalleria tradizionale, ovviamente con la Grande Guerra, quindi con l'uso di questa artiglieria gigantesca, retrocarica, dove anche la fatteria è in crisi. Cioè, la Grande Guerra cambia completamente le regole del gioco, la guerra per come è stata
pensata. Come ha detto giustamente Mattia, sì, ci sarà sempre una cavalleria, ma cariche di cavalleria sono un po' un'eccezione. Se vogliamo, si sviluppa un altro tipo di cavalleria, la cavalleria con la corazzata, soprattutto nella seconda. Vediamo che i carri armati un po' riprende questo ruolo, sia di sfondare, sia di andare in avanguardia, però anche lì una divisione corazzata e carri armati, come era una cavalleria antica, non può essere l'arma che ti fa solo vincere. Hai bisogno sempre di un supporto, una coordinazione con la fanteria. Poi si è ancora complicata le cose, adesso abbiamo anche l'aviazione. La seconda guerra mondiale sono queste 3-4 armi insieme: artiglieria, fanteria, aviazione e mezzi meccanizzati che fanno un po' la cavalleria, ti permettono di vincere. Se vogliamo ancora un esempio di una cavalleria moderna, pensiamo al Vietnam e pensiamo alla prima divisione di cavalleria, sono la divisione degli elicotteri, anche lì truppe aviotrasportate, quindi come cavalleggeri che si spostano, vanno in determinati luoghi per prendere punti strategici. Se vogliamo, ovviamente non è la cavalleria che noi intendiamo con il cavallo, che forse oggi ormai è impossibile dopo la prima guerra mondiale, l'uomo sul cavallo perde la sua efficacia, perché ci sono i mezzi blindati, i mezzi motorizzati, però a mio avviso hanno quella funzione tattica. Allora lì possiamo rivedere, a mio avviso, tra virgolette, la funzione della cavalleria. Niente, è una mia risposta un po' che va un po' nel tempo, no, però... Guarda, riprendo solo una cosa, giusto per far capire come queste cose a volte siano cicliche o appunto a onde, alti e bassi, diciamo. Io non conosco benissimo l'argomento perché non è esattamente il mio campo, ma credo che non si contino le volte in cui anche negli ultimi decenni si è detto che il carro armato era morto, insomma. Mentre invece ogni tot viene fuori che è ancora utile e ancora serve, quindi... evidentemente, insomma, credo che sia proprio una costante, nonostante cambino le armi e le specializzazioni, vuol dire questa figura è morta. A volte si muove quasi definitivo, in altre no. C'è sempre questa ciclicità in cui, meno male, c'è un momento in cui magari torna a essere utile. È giusto per fare una chiosa, certo, molto generale. Va bene, sì, ricordiamo come ci ricordano noi, pensiamo all'Inghilterra, dove i poliziotti negli stadi stanno proprio davanti su un cavallo, cioè lì veramente, cioè, gli inglesi sono aristocratici dentro, hanno i loro poliziotti stanno sui cavalli pronti a dare le botte. Effettivamente, se sono sopra un cavallo, lì veramente un cavallo alto 2 metri, insomma, è un po', c'è un po' di dislivello. Va bene. Non so, io direi che abbiamo concluso. Se vuoi aggiungere ancora qualcosa? No, direi che abbiamo sviscerato la questione e annoiato i nostri ascoltatori abbastanza. Annoiati, ma non troppo. Ti ringrazio ancora, invito ancora tutti quanti ad approfondire gli argomenti delle varie pagine di Tribunus, quindi vi invito a seguirlo. Grazie mille. E nulla, io vi auguro una buona serata, direi anche buonanotte a questo punto. Ringrazio ancora Tribunus per questa lunga e veramente piacevole chiacchierata che abbiamo approfondito. Grazie a te per l'invito. E nulla, una buona serata a tutti e alla prossima. Alla prossima.